Ma io lo dico. Ma non c'è no, non c'è nessuno stasera. No, possiamo chiudere e ce ne Ce ne andiamo. andiamo? Andiamo, Sì. aspetta, disattivo le domande. Disattiviamo le Ora io i domande. moderatori li saluto umanamente. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera, buonasera, siamo in live. Di era disattivato io, le domande risposte. Buonasera, buonasera, Ciao buonasera, Concidenza, buonasera ciao Lucia Conci, buonasera Mendoza. Sono Lucia, buonasera. sempre le Questa è prime. la Ciao seconda live del Gaspare. nostro rientro, ma è la prima live, nel senso che La l'altra prima. volta è stata una revolution live. Buonasera da Cava dei Buonasera, Tirreni. buonasera, Buonasera, buonasera Paratore buonasera, nostra. buonasera, ciao Stefania. Ciao Antonella Grazie, ciao e Maia. Antonella, buonasera, Mena De buonasera, quando mi Ponte. metto vicino, perché sennò poi dicono che non li saluto, io non ci allucco bene, detto in siciliano non ci Ciao vedo. Marina. Buonasera, buonasera, ma dove sono i nostri moderatori? Non ci sono i Non moderatori. c'è manco Buonasera un Calderone. moderatore. Di che c'è entrata Marina e la Calderone? Buonasera Emanuela, buonasera Buonasera Marina, Antonio. buonasera Ciao Antonio. Borriello. Buonasera, Annalise buonasera, Sherman. buonasera, ma quanti siamo Comunque tanti, tanti, stasera abbiamo tante tanti. novità per Stasera tante voi. novità, ma No, non cominciare vabbè. adesso perché ancora è troppo presto. Teniamoli un po' in calda rossa. Come la Calderone? Sì, li teniamo un po' in calda rossa, oppure a Vabbè. bagnomaria. Vabbè. Ciao Vediamo un po'. Milanadia. Voglio fare un po' di saluti perché è giusto che si fanno, perché loro ci aspettano i nostri saluti. Quindi ciao a tutti, a uno, grazie. Dove siamo In stati? In vacanza. vacanze. Ti manca la Ciao Sicilia? Anna Ora poi Smarra. verrai qui in Sicilia e ti Sicilia, vero? godrai la bella Certo. nostra Sicilia. Buonasera, la maglietta mi disturbi sempre, Il tos. sempre qui. Questa ormai me la metto sempre, così manco parlo più. Stasera Antonella, tu ci vedi più belli perché c'è un motivo Buonasera stasera. Tra Rossella. poco lo scopri, Io non Antonella. vedo Teresa, non vedo Brigida, non vedo Domenico. Dove siete? Ora entrano, ora entrano. Ora io i miei moderatori li saluto man mano che Ciao entrano. Brigida! Buonasera È Brigida. entrata. Ciao Twin Peaks, un Voglio bacio a salutarli te. a uno man mano che entrano. Ciao Teresa. Ma buonasera a tutti. Madonna, 150, fra poco. I saluti non sono cambiati, ragazzi, è doveroso, 150 già doveroso, siamo, sì. 150, no vabbè. Prima di fare i miei saluti, Ciao quindi Miriello. adesso stacco di salutare voi, ma poi riprendo di nuovo questa live registrata, come Sempre, sempre sarà riproposta sempre. su Facebook e su YouTube questa live. Va bene, ragazzi, ancora non ci siamo a 150, ne mancano Ho capito, Nunzio, 3-4. cos'hai capito, Antonellina nostra bella? Grazie, grazie, Nunzio, il tuo grazie. portachiave è rosso fino no, è verde, ma mi ha fatto la fregatura. Non ti ho fatto No, la fregatura, vabbè. tu volevi Certo, che ci hai fregare messo a me. l'impronta e mia Tu mamma non è volevi. potuta entrare. Ma perché tua mamma deve venire qui quando, con le chiavi quando noi non ci siamo, Ma te l'ho dimenticato la luce? con le sue amiche per Quale farci vedere amiche? Viene con casa? mia No, sorella. no, perché avevo sentito dire che la consuocera di sua mamma voleva venire, no? Siccome noi Certo, non la voleva venire. E conosciamo, va sua bene, mamma perché voleva venire? Assolutamente no. Se la portassi uscivate a casa da casa. sua, la Certo. consuocera, a Già l'ha casa mia non portata a c'è casa bisogno. sua. Veramente? Tu non Certo. c'eri? No, che c'entro E io? tu non la devi conoscere la consuocera. E che mi interessa Ah, non ti interessa conoscere venire? la suocera di tua sorella? Ah, se Se capita, una si certo, incontra per però. strada si deve Certo, non è che. salutare. Ragazzi, buonasera Katiuscia, se si Buonasera, Cati. blocca.
Mettete il 4G se si Se blocca. si blocca, mettete il 4G. Buonasera, buonasera, buona. Siamo 153, io ne vedo 146. O si è bloccato il No, contatore, 149. 149. Appena scatta 150, 147. cominciamo. Niente, stasera non vogliono che faccio i saluti. Ma Ragazzi, perché? sbrigatevi che vi devo dire Perché? tante Perché cose. io i saluti li faccio lo Anch'io stesso. ho la serratura con le impronte digitali. Brava, Twin brava, Peaks anche no, brava, anche così no. si Ma è fa. bravo, è maschio, non è È bravo. bravo perché poi le suocere entrano con le amiche quando siamo assenti noi, assolutissimamente, non può essere. Che Va c'entra? bene, ragazzi, allora, grandi i nostri medici che da un anno sono sempre operativi e presenti in tutti i COVID center. O Center Covid, non lo so, uguale. Ragazzi, riattivate, Manuela, riattivami Twin Peaks, per favore. Sarà successa qualcosa? No, Twin Peaks è carino, ragazzi, avete sicuramente frainteso qualcosa che ha scritto. E quindi niente, voglio sempre ringraziarli perché ancora hanno tanto lavoro davanti a loro e sono sempre presenti, così coadiuvati da tutti gli infermieri, gli OSS, gli operatori. Tutti C'è che bambina nostra. hanno un doppio lavoro, perché non ci sono solamente i malati di Covid, ma ci sono i malati che purtroppo quotidianamente hanno bisogno di assistenza. Quindi c'è una fibrillazione diversa in tutti gli ospedali, così come nei pronti soccorso. Quindi saluto tutti i medici che turnano nel pronto soccorso aperto 24 ore su 24. Saluto e ringrazio il 118, saluto le forze armate, saluto tutte le persone che cercano di proteggerci, quindi se siamo fuori orario, con le Aspetta, Conci, ora multe, arrivo. se fanno degli assembramenti, se non si porta la mascherina. Purtroppo non dobbiamo additarle come delle persone cattive, ma delle persone che nel loro piccolo cercano di aiutarci e confortarci. Salutiamo le suore Marcelline di Roma e di Le Milano. mie amate. E saluto tua madre, la suora Le mie Marcellina. amate, Ah, no, mia sento mia madre, madre. ora sua madre era Le mie diventata una amate. delle suore Mia Marcelline, mamma questa non è una suora sola, e lo so, non Marcellina. potrebbe fare mai la suora. Perché? Perché è sposata, quindi la Ah, suora non c'ha potrebbe figli, farla. certo. Ovvio, C'ha mia certo. sorella, Meno certo. male. Meno male, che Francesca, se ci sei, tienitela stretta. A chi? A cosa? Ma Certo, è sua che ci figlia. scappa, per È sua favore, figlia. sono Devo fare contento. un'altra maglietta, è sua figlia. Avanti, ora la faccio poi. Non È esageriamo. sua figlia. Con la famiglia, le frasi con la famiglia ce n'è una e E chi è? finiscono Mia lì. mamma, è E mia basta, mamma, mia sì, e mamma. basta, già è stata Mia fatta. sorella, No, l'abbiamo niente, fatta. non c'è bisogno, sì, te Ci vede troppo bene, l'immagino. Antonella. Ora arrivo da te. Allora, Sandra, se ti devo bloccare, dimmelo Perché? Chi ha subito. scritto Sandra? Anche Teresa, insomma, Chi tutti hanno quelli che stanno scritto? Che ha scrivendo, scritto Sandra? loro lo Che sanno, io vi blocco a hai scritto? tutti Saluta quanti. bambina. Quindi saluto a tutti, ma mi sono dimenticato due persone, non due persone, due gruppi, due lavori. Intanto gli operatori ecologici Certo. perché lavorano tanto e potremmo farli anche lavorare di meno se noi cittadini fossimo un attimino più E poi ragazzi, attenti. le mascherine non si buttano per strada. Ma quante ce n'è per strada mascherine? Mamma E mia. anche volevo ringraziare e salutare tutte le squadre che sanificano tutti gli ambienti ospedalieri, nonché anche ringrazio tutti i medici di tutti i reparti, perché ogni malato, sia di Covid che non sta solamente nel reparto o di terapia intensiva, ma sono occupati nella cardiologia, sono nel centro analisi degli ospedali, insomma, ovunque, no? Nunzio Frema, perché vi deve dire tante cose, quindi io Quando dici stacco la tu, ma presa. Difatti, fra le prossime live, io manco comparirò completamente, ci sarà lui da solo che ha sempre tante cose da dire. Oppure dobbiamo fare una no, io li live devo di 3 ore, ringraziare, li devo una ringraziare. che è dedicata a me. Saluti da Cerignola, Foggia, ciao Cerignola. Cerignola si chiama Cerignola, il Cerignola, paese si chiama, comune. c'è una cittadina che si chiama Cerignola. Cerignola, avanti. Va bene, ragazzi, passo la parola a Nunzio, vi ringrazio sempre perché siete sempre
in progressione non aritmetica, ma in progressione geometrica, Grazie Twin sempre Peaks. presenti nelle nostre live. Ci senti a scatti? Devi usare il 4G oppure devi uscire e rientrare. Buonasera Se dentro Donatella. casa non ti prende bene, ti metti un bel cappotto, ti metti un cappuccio di lana e ti metti nel balcone. Oppure ti fai dare la password del tuo vicino di casa. Certo. Perché il tuo vicino di casa, io so che internet ce l'ha quello veloce, c'ha la Ma perché lo superfibra. conosci tu? E i vicini di casa hanno sempre la Cioè hanno superfibra, sempre una connessione la migliore. connessione migliore, il vicino di casa. Quindi voi gli dovete dire: senti, siccome io sono una giocatrice del gioco del lotto, se tu mi dai la password, io combino i numeri e me li gioco al lotto. Tu invece te li digiti nel telefono, ti togli la tua connessione che non paghi più. E navighi con la connessione del vicino. E quando ci sono le nostre live, devi vietare in quell'orario dalle 21 alle 23 il vicino di casa di connettersi, altrimenti a te ti si abbassa la Ah, gli deve vedere, connessione. c'è la connessione di quello, gli deve Allora, il condominio è una famiglia. Nella famiglia si ci aiuta sempre, ok, ragazzi? Così funziona. Grazie, anche noi Non salutiamo l'ho tutta ascoltato, Napoli. no, non l'ho Posso ascoltato. fare una domanda a Annalisa Sì, Borriello? Borriello, Avanti, dimmi, però io devo avanti. E cominciare, basta, già sono passato un fatela quarto dire, d'ora. dovete dire una cosa È importante, importantissima, importantissima. importantissima. Allora, Borriello, velocemente, la superfibra va bene davvero che la prenderò anch'io. E infatti, me la riporto. Prendila, Ma non prima ha informati deposito. col vicino di casa. Tu vai d'accordo con le persone del tuo Certo, condominio? che andiamo d'accordo C'è noi, un certo. condominio, ma non le conosco queste No, la persone, perché non vicina, conviene certo. prendere amicizia, conviene prendere i numeri di password, sapere quando vanno a fare la spesa, quando arrivano le bollette, sapere qual è il contatore per attaccarti, guardare quando lavano l'ingresso e lasciano la porta aperta, perché così tu ti attacchi la spina del ferro e stiri. Bisogna sapere le abitudini delle persone che abitano il tuo condominio, ma non prendere molta confidenza perché potrebbero farlo loro con Sì, voi. nel frattempo Quindi è dovete passata essere mezz'ora e furbi. ancora io devo salutare e ringraziare nel Va bene, non frattempo. ho vicini che vuoi fare. Il più piccolo ha 80 anni e tu gli devi dire a questo di 80 anni: ma lei come fa senza internet? Come se lo passa il tempo? Ah, confidenza con nessuno, brava. Così, però sapere un po' tutto. Passo la parola a No, questo signore perché finalmente. sennò altrimenti se si è dimenticato di me. Donatella No, Lumi, mai. io mi dimentico di te. Mai. Anzi, mi ha Conosci i suoi chiamato, mi ha cugini? mandato un messaggio su WhatsApp i miei cugini di Latina e mi hanno detto salutaci tanto a Donatella. Forse non si ricorda di noi, Donatella Lungo, ma t'ha noi ci detto. ricordiamo di lei, la vogliamo bene, l'abbracciamo. E ci ricordiamo di quando faceva tante monellerie nella piazza di Latina. Va La bene? saluti a Avanti. Babbina, quella Ciao meraviglia. babbina! Babbina ti amo solo io, lui Ma sei non. babbina veramente Non è allora? babbina, è Avanti, meravigliosa. la parola a Stamattina questo signore. ha fatto palestra, babbina. No, mi ha mandato una foto in déshabillé, vero E babbina? Ce l'ho avanti. in privato. E avanti. Allora, babbina 72 abbona, ecco. Vedi, ah, ce l'ha fatta. Babbina, diglielo che mi hai mandato stamattina una foto in privato tu in Era questa la palestra, cosa importante, se no io continuo a no? No, parlare. Ho minuto. tante cose Ah, da ci vuole mezzo dire. capari, ora io non posso parlare con Parla in babbina. italiano. 3 ore e mezzo che Siamo a parlo. casa Il nostra. mio 30 e lode di oggi lo dedico a voi. Primo esame della specialistica. Brava, Brava conci Cocci! nostra! 30 e lode. Complimenti con la R, non con la L. Va bene. Complimenti. Buonasera a tutti. Benvenuti in questa live del mercoledì L'ho di già detto. TikTok. L'ho già detto, Grazie a tutti deve voi. essere protagonista. Grazie a voi. Ragazzi, una cosa sola e poi mi Io me ne azzittisco vado, io me ne veramente. sto Lui deve andando. essere protagonista, d'altronde buon sangue non mente. Vai. Infatti, Scelto mia sorella. che deve essere sempre in primo piano. Grazie per l'affetto che ci dimostrate. Grazie anche a nome di Luca che oggi l'avete tartassato di ordini, richieste e cose varie. Qualcuno di voi ancora non ha fatto la sua richiesta. Babbina, ancora aspetto sempre attaccata a catamaglia a rete. Io aspetto sempre che Luca mi comunica a Babbina. Aspetto sempre, ma non arrivi mai. Grazie per tutti i canali.
che ci sta dimostrando tanto affetto, stiamo crescendo ovunque, ma da stasera si apre un capitolo importante per tutti voi, non Ciao, per cara noi. Pipi! Noi, essendo che stiamo avendo un grande successo in tanti canali, quindi c'è tanto da leggere, tanto da spulciare, tanto da controllare, abbiamo bisogno, sì, mo lo faccio, mo mi hanno clonato la Postepay, sì, hanno clonato la Postepay. Essendo che tutto sta aumentando e tutto sta crescendo, ora c'è anche il lavoro dei gadget e tutto il resto, abbiamo bisogno di forza lavoro, abbiamo bisogno di alcuni di voi, abbiamo bisogno di nuovi moderatori. Quindi stiamo selezionando tanti di voi, confrontandoci anche con i nostri, perché i nostri moderatori hanno sempre l'ultima parola e quindi noi stiamo chiedendo anche consigli a loro. Ma oggi, stasera stesso, già ne annunciamo a sorpresa uno, che poi magari dopo la live ci concordiamo su tutto il resto. Chiaramente stasera uno, mercoledì prossimo un altro, poi ce ne sarà un'altra ancora, Ce ne servono perché almeno 4 o 5, quindi. quindi per 4-5 live, se Buonasera, volete Nicola e scoprire Marta. se siete voi, Dovete dovete seguirci, perché seguire se noi la live. decidiamo uno di voi, ma nella live non c'è, Ciao, Avola! già è segno che potrebbe essere sempre assente e non lo sceglieremo mai, perché ci vuole presenza, presenza, ci vuole forza lavoro. Quindi, la vuoi annunciare tu, la nuova moderatrice di stasera? Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Antonella, dove Antonella sei? chi? Antonella e Baia. Antonella Antonella, dove sei? è Antonella e Maya è la nostra nuova moderatrice. Aspetta, la nuova Antonella, se non scrivi, moderatrice. io non ti posso aggiungere, non ti posso aggiungere. Quindi facciamo un bel applauso ad Antonella e Maya. Che si aggiunge questa grande famiglia. Antonella, abbiamo bisogno Antonella, di dove te. sei? Se tu non Se tu non scrivi, scrivi non ti possiamo non ti posso aggiungere già da aggiungere. Mi subito. devi Ma che è scrivere. un'Antonella che già è Guai. scomparsa? Guai. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, sei ufficialmente una nuova moderatrice dei Muerte de Le Fame. muerte de fama! Un Esatto. applauso ad Antonella, benvenuta in questa grande famiglia, un po' pazza, un po' Io vi pericolosa. ricordo che ogni mercoledì se ne aggiungerà uno o una, quindi Quindi fate ancora ce ne vogliono attenzione, altre anzi 3-4. dimostrateci di essere all'altezza di diventare i nostri moderatori, perché noi non li scegliamo così a caso, ma ci sono determinati motivi. Aspetto Io sono più morta di fame, aspetto i gadget. i gadget ti arriveranno a casa quando chiamerai a Luca e li ordinerai. Poi farai un bonifico di Bonifico pagamento fa, oppure la bonifico. ricarica della carta e ti arriveranno i gadget a Ciao casa. Marzia da Milano. Antonella, comunque dopo la live ci confrontiamo perché Ci sono dobbiamo tante cose. confrontarci anche con gli altri moderatori. Ci spero per la prossima volta. E Lucia, chi lo sa, chi lo chissà, sa, chi lo ogni sa. mercoledì ce ne sarà una nuova. Stasera abbiamo Ma fatto? no, ogni mercoledì fino a non No, finire, fino finito, ad arrivare a no. 3-4. Allora, ragazzi, noi già, vi dico la verità, sappiamo chi potrebbero essere gli eventuali o le eventuali moderatori o Già i moderatrici. nomi sono tutti nella Però ne nostra vogliamo fare testa. una ogni mercoledì per 3-4 mercoledì. Ah, dice Twin Peaks, io parlo inglese e spagnolo, quindi posso fare moderatore anche per gli stranieri. Avanti. Ok, Avanti. abbiamo fatto le polizze, da chi cominciamo? Ragazzi, vi informo che i moderatori sono senza stipendio, eh? Non pretendete Da stipendio. chi cominciamo? Eravamo incerti nel dire diciamo questo, diciamo quella, ma già noi lo sappiamo. E allora abbiamo fatto le polizze. Quando sai una donna è in stato di gravidanza, al marito Certo. piace un nome, alla moglie ne piace un altro. Abbiamo litigato, però alla Si litiga, fine. hanno fatto le polizze, plaf, è uscito questo e così non si ci. Quindi
Quindi stasera, fra i nostri 3, 4, 5 moderatori Ciao che abbiamo già biondona! scelto, è uscita Antonella. Antonella che mi dimostra amore e affetto forse dal primo video mio solo di TikTok. Figurati da quando Antonella mi è innamorata È di come me. la betta Antonella, Preciso. A la proposito donna di Neanderthal. della betta, nei prossimi giorni scandagliate il nostro profilo perché ne ha combinata una. No, cioè voi non vi potete manco immaginare cosa vedrete. No, vabbè, vi dico solo no, Vuoi vabbè. vedere che io non faccio più nulla, che devi sempre svelare tutto? È inutile, buon Ma sangue non se no, io ho mente, detto ragazzi. niente, io ho detto solo di controllare Mi il devo nostro andare a profilo. prendere un tè con la mia amica Betta No, ne perché è proprio andata fuori di cervello. è. Chi Quindi, la che posso betta? fare? La Eh betta. sì, che devo fare? Babbina. Dice che lei ha cresciuto una persona nel suo palazzo. Ah, L'ha fatto scusami. da mamma. Aspetta, scusami, devo dire una cosa di servizio a Antonella. Antonella, mi raccomando, tu puoi bloccare gli utenti, puoi silenziare gli utenti cliccando sul loro nome e fai silenzia. Prima che silenzi la persona, devi fare uno screen, quindi una foto di quello che ha scritto, poi lo silenzi e quella foto poi me la devi mandare a me perché io lo vado a bloccare a fine live. Quindi se silenzierai una persona, poi magari questo te lo spiegano i moderatori meglio. Fai prima lo screen e poi la silenzi, ok? Scusa, ma non ho avuto il tempo di aggiornarmi con E Antonella. vabbè, magari stasera non lo fai, poi l'aggiorniamo. Non è Va un problema. E quindi? bene. Che stavi dicendo? Non lo so, ho perso La il scala, filo. stavi No, dicendo? quale scala? Boh, vabbè, quando ci Il penso ve lo dico condominio. perché Ciao da sì, Catania. quello forse all'inizio del Ciao Giordano live. Buscemi. Faccio un po' di saluti. Ah, volevano? Volevo che diceste che quando si buttano le mascherine, tagliare i lacci per gli animali, grazie. Ma veramente le mascherine non si buttano a Le terra? mascherine non si devono buttare a terra assolutamente perché comunque cioè, le abbiamo utilizzate, sono pieno di microbi, dai ragazzi, veramente chiudiamole in una bustina e le mettiamo nella nostra spazzatura che poi la buttiamo. Ragazzi, qua mi state scrivendo, io ho fatto l'ordine, ancora nulla, io sto Ah sì, la aspettando. Betta ha cresciuto qualcuno nel Ragazzi, palazzo. io vi voglio dire che ci sono centinaia di ordini, siete tutti in lista, gli ordini già sono tanti in lavorazione e partiranno domani, molti altri consecutivamente, alcuni domani, poi venerdì, poi lunedì, C'è sabato e stata domenica veramente no. una C'è valanga di stato un ordini. Vi abisso di ordini, quindi posso portate dire che pazienza, il arrivano a nostro tutti. fornitore sta lavorando fino alle 23-24 la sera. Non Nostro vedevo più fornitore chiudeva l'incastro. alle 20, adesso chiude Chiudeva? alle 23-24. Va bene. E comunque la Betta è molto arrabbiata perché lei è stata una benefattrice di una persona che poi l'ha dimenticata nella sua testa perché lei ha cresciuto nel Palazzo Reale a Van Gogh. A E Van sì, Gogh. e dice che quando ha fatto Van Gogh i girasoli, lei è stata la modella perché quando Van La Gogh modella. vedeva Betta, vedeva i Beh. girasoli. E quindi dice che i girasoli sono suoi e li vuole lei nel suo palazzo reale e vuole cercare Van Gogh per dirgli scusami, se lì ci sono io e io spiegandoci che i girasoli sono fiori, ma lei dice che lei era un girasole per Van Gogh. E poi gli ho anche detto che comunque non è possibile perché Van Gogh purtroppo anche lui ha avuto un trapasso da un'altra parte e lei non ci vuole credere, dice no, lui è scomparso perché si è portato anche il quadro, quindi sta cercando a Van Gogh con il quadro dei girasoli che rappresenta la Betta. Ora ragazzi, ma voi pensate che vi posso passare i pomeriggi al telefono con la Betta che se ne esce una al giorno? Certo, perché è la tua amica, E la certo. mia amica sì, ma non è che ogni giorno se ne esce una che Van Gogh se ne è scappato col quadro dei girasoli che rappresenta lei, che poi
ha paura anche che Van Gogh adesso i girasoli lo mette nel circuito social, quindi dice, la mia immagine passerà nei circuiti social, certo, dicendo contattate la Betta, contattate la Betta. E lei è molto preoccupata di questa cosa, quindi ragazzi io veramente sì, a volte sono distrutto. Mary Lore, sì, lo sappiamo che hai fatto l'ordine del gadget, grazie innanzitutto, ed è in lavorazione anche il tuo. Nunzio, ricordati di me, ormai siete nei miei traguardi sempre, certo Conci, tranquillo. Conci, grazie, è veramente grazie. Tutti i giorni è posanti però. Rosalba, che vuoi Rosalba, dire? Rosalba, in che senso? Ho capito, manco io. Ciao Pisanti, Luciuzza. Volevo dire, tutti i giorni Pisanti, cioè Betta che ti chiama e ti conosco. No, lo so, tutti i giorni sì, ma poi fra le altre cose, a lei gli vengono dei flash, no? Ora sta pensando quando Van Gogh lei l'ha cresciuto da piccolo e lei gli ha fatto da modella senza veli e lui ha disegnato. No, non è questo, siccome gli hanno detto che le foto di belle donne come la Betta possono andare nei social in certi circuiti particolari. Ah, certo. Ora ha paura che Van Gogh mette il quadro dei girasoli che rappresenta la Betta nei social in circuiti particolari. Ah, certo. Quindi lei ha paura. Ma io ho detto, se tu non hai fatto mai nulla di male nella tua vita, non avere paura. E lei mi ha detto alt. E che ha fatto nella sua vita? Ho detto, Betta, ti prego, tu hai gli scheletri nell'armadio. Ah, vabbè, chi è? Tu hai gli scheletri nell'armadio. Lei era molto amica di una persona. Chi? Di Lucrezia Borgia. Ma... Ma con Lucrezia Borgia, certo, si faceva, loro certo. Facevano insomma un pochettino, vabbè, di lo sappiamo, confusione in quel periodo, certo. E in quel periodo insomma si parlava tanto di Lucrezia e di Betta, quindi dice, non vorrei, ovunque, non vorrei che la Borgia, perché poi dice la Borgia ha litigato con lei perché dice che la Betta gli rubava tutti i cavalieri alla Borgia, e lei veramente mi ha detto, mi consigli una cosa? Ho detto, cosa Betta? Per evitare che Lucrezia parla, mi aiuti a fare pace con la Borgia? C'è cioè, gioia, la Borgia, ma culazzo c'è, Adigamossi c'ha proprio reminiscenze del passato, però involontariamente mi racconto un po' quello che è stata la sua giovinezza. Anche lei, anche poi mi ha confidato che lei, come Messalina, si faceva il bagno con il latte di asina. Di asina? Sì. Poi le asine non ci sono state più. Dice, ti devo confidare una cosa. Con latte di cosa? Betta. Con latte io di... perché ho accettato Camilla? E perché c'è tanto capito? Perché una cavalla, io me lo faccio con latte di cavalla. Il bagno adesso. Perché a cavalla fa il latte? Sì, certo. Come li allatta le cavalline. E quindi lei ama la Betta, la Camilla, perché è una cavalla. E quindi ha fatto un salto di ma qualità. Ma che vuol dire ci sono troppe live? Io vi sento malissimo. Marilena, non c'entra se... Allora, nel mondo di TikTok siamo miliardi di utenti. Ci saranno miliardi di live. La no, giostra vabbè. Della vita. No, vabbè. Ma chi l'ha mandata quella giostra? La nostra meravigliosa Emanuela Rapisardi Emanuela, in società con Paola. Con Paola. Ma io non t'avevo visto, ma un ieri. Ora è arrivata. È arrivata, ora già hai mandato una giostra. Si è fatta notare. Va, la giostra della vita, ragazzi. Ma cosa c'è più bello di una giostra? Bambina. Il Luna Park, le Bambina. Giostre, i cavalli... Il luccichio delle luci, i cavalli dorati, colorati, la fata turchina, e voi che girate in quella giostra, e girate, girate. E chi incontrate? La Betta. La Betta!
cornetta che si fa il cannelluccio, quella sempre. c'è sempre, Sempre ragazzi. Vi ovunque. giuro, non è clonata, ma No, lei è in cielo, in terra, originale. in ogni luogo. Originale. E quindi ora, però, lei ancora, volevo finire il discorso della Camilla, perché adesso dice che è un po' preoccupata la Betta, perché la Camilla si è fatta un po' grande e da cavalla non fa più il Camilla latte. si è fatta grande, no? Sì. Ingia Camilla. No, Camilla si è fatta grande e non produce più latte. Certo. Quindi, come si deve fare questo bagno la Betta? Dobbiamo, e mi ha detto, mi devi aiutare, Conte, se tu, I love you for me, I love you for me. No, you love tu, for me. no, I I love love you you for for me, me. lei parla un po' così, perché Certo, lei che cioè, poco. parla, com'è che c'è il siciliano italianizzato? Lei parla Certo. un londinese inglesizzato, I love you Inglesizzato. for me, io l'ho capito, se tu vuoi bene a me, tu mi devi trovare qualche cavalla nuova. Sì, ma io ti prendo qualche cavalla. Ma che cosa gli dai a questa cavalla? Dice, sei una cavalla che sa dipingere come Van Gogh, gli do il pennello di Filippo. Ci Ma perché sei, ci lava ancora ci sei, Filippo che prima? cosa deve dipingere col pennello di Filippo? Semmai gli puoi dare il panno di Leda di Filippo e leva un po' di polvere dalla Ma perché cucina. Filippo ha un panno di Leda? Sì, c'ha un panno di Leda, Filippo. Dove? Cioè, Non lo so, non sono no! entrato nei No, tu particolari. te lo devi far Ma scusami, la spiegare! Betta che ci vuole dare il pennello di Filippo. Ma Filippo può avere un panno di Leda? Che quando si bagna poi Dice, ma è completamente in ancora modo vivo Filippo? mollo. Ti stanno scrivendo. Non mi saluti, uffa, io mi Ciao sono Rita! 533. Stavo raccontando la storia della Betta, ti chiedo umilmente scusa. Ah no, ma è ancora vivo Filippo di Filippo è Chiesa? ancora vivo, ma Avanti. difatti lei vuole fare il trapianto del pennello. Se lo vuole mettere sotto Trapianto del spirito, pennello? Ma sì, ti come dice, ma la ricordo. Biondone ha già scritto, secondo te Filippo è ancora attivo con la Betta, Allora, bello. non è questo il discorso, ragazzi, di attivo o non attivo. Il discorso che, siccome la Betta è la donna di Neanderthal, vuole fare il trapianto del pennello di Filippo, metterselo nella boccia, perché nel salone più grande di Buckingham Palace c'ha una collezione di pennelli Babina. sotto spirito, la Certo, Betta. Ma certo. non lo so, c'è il pennello di Leonardo da Vinci. Proprio è una collezionista di pennelli, però alcuni sono pennelli, ma Dipendenti. quello di Filippo che cos'è? Un Ciao Marchese moscio? del È un Grillo. moscio, dai, è un Amò, saluta il moscio. Marchese del Grillo. Ciao Marchese del Grillo, No, è un moscio, no? Ma, perché... e lei però dice: no, no, io lo chiamo sempre pennello perché poverino, se no mi muore prima. Perché già a pensare che il suo pennello si è tramutato in moscio Vileda. Certo. Comunque c'ha questa grande Vabbè, lasciamo stare i collezione, pennelli della eccetera. Betta con quello di Filippo, lasciamolo Io gli stare. ho consigliato, interrompi Ciao per sei Leonora mesi Lucamanto! di lavarti con latte di cavalla, ma usa sempre un bagnoschiuma, anzi un antirruggine, perché se non usi l'antirruggine, tu devi fare 6 mesi il latte di cavalla e 6 mesi l'antirruggine, se no non ti puoi muovere più, Dice non ci Emanuela vuole vedere pensare. l'orologio. Si vede al contrario, vabbè, ma chi lo voleva Emanuela Ravisaldi. vedere? Ah, sì, è nautica. Siete due personaggi, vi adoro. Grazie Marchese del E quindi, Grillo. ragazzi, presto, io mi ricordo, non mi sto ricordando il nome, ma c'è stata una volta una che gli ha tagliato il pennello a suo marito. Se Ma ne è lo dobbiamo parlato parlare qua, ora tanto. in No, live. sì, ne hanno Cioè, non parlato lo tutti i so. giornali. Come si chiamava? Lei che ci ha tagliato il pennello, poi Ma non mi gliel'hanno ricordo. cucito. Ma come c'ho coseno? Sì, No, ragazzi, vi vabbè. ricordate come si chiamava lui che è stato. Ragazzi, come si chiamava? Ah, Milena Bobbiti, brava, Avanti, brava, allora, guarda caso, brava, brava, Bobbit. Babbina ha già scritto subito Bobbit. La Babbina. Bobbit gli ha tagliato il pennello a suo marito. Solamente che poi ricucirlo ne è valsa la pena, ma ricucirci il pennello a Filippo. No, Infatti, no. ragazzi, gli ho dato un consiglio alla Betta.
Cioè, hai consigliato di tagliare le cucine? No, gli ho No, detto per ora eh. non glielo tagliare il pennello a Filippo perché è un vileda. Scelto. Quando Filippo defunge, Tra mille dopo anni. 24 ore che indurisce tutto il corpo, gli taglia anche il pennello. Hai Ancora! capito? Però deve indurire tutto il corpo, si deve raffreddare. Cioè, poi è bello Capito? Perché se glielo scelto, tagli adesso non scelto. conclude nulla. E invece, niente, glielo deve tagliare quando muore, che si irrigidisce tutto il corpo, Scelto. irrigidisce anche il pennello e lei taglia con la E che fa poi? Lo motosega. metti sotto sali, Se lo sotto mette nella spirito? boccia con l'alcol, c'ha Ah, la con l'alcol, collezione di certo. pennelli sotto spirito di tutti gli uomini che Certo. sono stati nella sua vita, ragazzi, va bene? Eleonora dice che ci ama. Quindi il pennello di Filippo è molto importante. Quindi, ragazze, se volete tagliare i pennelli ai vostri mariti per ricordo, aspettate quel momento che si raffreddano tutti e avete voglia di tagliare pennelli. Ma ora tu mi devi spiegare una cosa. Noi perché siamo finiti a parlare di pennelli? E io sto Io non l'ho raccontando le capito sta discussioni cosa con ancora. Betta. Di Vedi cosa solo di hanno pennelli. scritto? Da vivo è moscio. Ma anche da morto si indurisce moscio. Sì, ma sempre più duro è. Basta questi scos. Vedo, Chiudiamo l'argomento pennelli. scusatemi, se voi comprate la salsiccia fresca e la tenete Scelto. nelle mani, la Bella. potete così C'è muovere, perché è bollì, premere. Però se certo. questo nodino di salsiccia lo mettete nel freezer e lo Si fate sta, indurire, non lo certo. potete più manovrare come non il coso per, come si chiamano quelle palline piene di borotalco dentro per il nervosino, antistress. Un nodino di salsiccia Bambina, potrebbe essere un antistress, ma nel momento che voi lo certo. mettete nel freezer non è più un antistress perché diventa rigido e duro e Ah, ora ci facciamo ghiacciato. l'antistress con la salsiccia? Cioè, non l'avevo mai No, per sentito. fare un Ah, esempio, ci sono quei palloncini pieni roba, di borotalco che poi li scelto. crea come la pallina, l'antistress. Ma un nodino di salsiccia potrebbe essere un antistress Cioè, dai perché è pennelli mollo. alle salsicce, Quindi se basta. si mette in frigo una mezz'oretta non diventa più un antistress, diventa un Sì, ma a te antidolorifico. sta betta ti fa male, però. Parlate di pennelli, di Sì, la salsicce, salsiccia antistress, bravo. Babbina. Ma caro Olimpia, mettiti in pompa che il marchese del Grillo sempre zomba. No, non nominiamo il Marchese No, del per favore, Grillo. Per ragazzi, favore, ci ha detto ognuno che con la ci sua ama, siamo live. innamorato di noi, che noi lo amiamo, basta. Il pesce stunto, No, la Pisardi, Emanuela. no, 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 Ci manca Teresa. solo che in questo momento la Betta è in live e ora ha letto il pesce stummo. Io stanotte la Betta mi telefona. Io se mi telefono la Betta stasera, stanotte, io gli do il tuo numero di telefono e parlate dello Ciao stummo. Amitti 592, passiamo alle banane. No, basta, chiudiamo l'argomento. Salsiccia, stummo, banane, Ah, basta. Non giusta, ha sono. ragione Rossella, le salsicce sotto Siete sale? No. delle donne Giusto, affamate. brava, viva il pennello, ci hanno Siete scritto. delle donne affamate a quanto vedo, però basta ora, basta. 592, ciao. Ragazzi, vi ricordo sempre che noi salutiamo a tutti, se ci sfugge qualcuno non ve la dovete prendere, ma quando raccontiamo, parliamo di qualcosa, non leggiamo in effetti quello che scrive. Niente. E la canzone che canta Alberto Soldi nel film, non la conoscete? Qual è Noi tutte bambina? cose conosciamo, Qual è tutte cose. bambina? Il marchese, Alberto Sordi ha fatto un film molto molto bello che è Il Marchese del Ciao Grillo. Luciana E in Foschi. questo film Alberto Sordi canticchia una canzone. Va bene, come quando fece murare la famosa porta Va del bene ragazzi, dopo questo ciabattino. io vado a sfumazzare. Benvenuta ancora una A volta lei non l'abbiamo Antonella. salutata per mesi. Ma come Emanuela, non ti abbiamo anche salutata tu per ci mesi? riproveri, Ah, perciò dai. mi mandasti una giostra di quella che mi hai fatto saltare in aria e ora mi stai rimproverando? Avanti. Ragazzi, se volete,
il 5 di aprile, quando ci sarà la special live, faremo una special live solo di saluti. Dai, che Bene! E ma palle! vogliono essere No! salutati Non si sempre, può se fare salutiamo così. qualcuno, Ragazzi, dobbiamo io. pure interagire, no? Ragazzi, Ah, ad d'agosto non ti agosto! conoscevo, Agosto, Rapisatti! mese mio, non ti conosco! E E per chi infatti, ma poi vuole. alla Rapisatti l'ho notata tipo verso ottobre, novembre, non lo so Perché perché. lei era in Cioè sordina, lei ci lei ci studiava, io studiava in studiavo a lei e sordina. poi ci siamo Il 5 amati. aprile Pasquetta San Vincenzo. Avanti, E che facciamo? dobbiamo. Non ne facciamo super live? Certo, Special live. special live, ma sempre la sera la facciamo. Ma poi Pasquetta, ma dove te ne vuoi andare col Casemo zona Covid? ruzza. Ah, forse c'hai la moquette verde, ti metti una bella tovaglia a quadrettoni, prendi il cestino di vimini, apparecchi e ti siedi nella moquette e fai finta che sei in campagna. Ragazzi, io sto correndo di là a sfumazzare e sto correndo di là a sfumazzare E io e lui metterò a continua. salutare a tutti Lui quanti. continua, vi ricordo sempre che Non si noi può abbiamo uscire. fatto i nostri gadget. Io ve lo ricordo Beh, sempre. il tuo Vincenzo fa l'onomastico. Eccomi, finalmente il divano è tutto per me. Non parliamo di pennelli, però, perché fra Van Gogh, fra l'antistress, fra la bambina che è andata in escandescenza, fra Emanuela. Che lo stummo lo fa bollito, va bene così. Armando, puoi salutare il mio bambino Francesco che aspetta. Ciao Francesco! E Luca sta bene, Luca sta impazzendo perché riceve tante telefonate, tanti messaggi. Ah, sono riuscito a mandarlo, Rosalba mia, sono riuscito a mandarlo. Adesso sono solo io, solo per voi. Ciao Titti, certo che ti saluto, Titti Sasso. Vi saluta anche la mia nonnina che vi ama tanto. Ciao nonnina di Conci. Ciao, ciao a tutti, sempre siete tanti e quindi a volte non riesco a leggere i messaggi. Vediamo qua, Armando, puoi salutare mia figlia Maria Catena. Ciao Maria Catena! Ciao Maria Catena, ciao ciao ciao, ciao Enza Tommasello, ciao a tutti, ciao Silvana da Crema. Vedete come saluto a voce alta, sembro un venditore ambulante. Ciao ciao a tutti, questa live è registrata. Un saluto da Alba. Riccardo Bellia, buonasera Riccardo, come stai? Riccardo Bellia, come stai? Ciao da Benevento, Gio83, Benevento. Che zona di Benevento stai scrivendo? In quale quartiere di Benevento? Di dove sei? Dimmi, di dove sei di Benevento, quale quartiere? E vediamo un po' se ti posso dire qualche cosa. Ciao dalla Pisana, grazie, grazie, grazie. Piazza cosa? Ci sono tante piazze, c'è Piazzetta Vari, c'è Piazza Risorgimento, ci sono tante piazze, Piazza del Monumento ai Caduti, ci sono tante piazze. Dimmi quale piazza e ne parliamo un pochettino. Ciao da Avellino, 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 ciao, 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 ciao. Disturbi sempre perché sto parlando con i miei follower. E la conosci? Tu dimmi di quale piazza sei e poi ti dico se la piazza dove abiti la conosco. Piazza del Plebiscito è a Napoli, non è a Benevento, vicino al Cambrinus. E a Piazza del Plebiscito si racconta che se guardiamo la piazza con le spalle al palazzo e chiudiamo gli occhi e camminiamo, non riusciamo a camminare dritti, ma andiamo verso sinistra o verso destra. Piazza Risorgimento la conosco benissimo, da lì sempre dritto si va al teatro dalla signora Colomba al massimo.
Dritti, dritti ancora si arriva al monumento ai caduti e poi si scende per la via principale che è via Garibaldi. Se invece guardiamo Piazza Risorgimento, la grande Piazza Risorgimento, vediamo una grande vallata. Ho sbagliato. Ah no, sono bravo, 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 Gio. E magari ti posso dire che a Benevento ci ho vissuto 10 anni, dai. Sì, a Torino sono venuto a Torino, ho passato un capodanno a Torino, sono stato a vedere la Chiesa Sconsacrata e il Po, sono stato al Museo Egizio, l'ho visitata tutta e poi da lì sono stato a Sestriere. Sì, vero, sei in gamba? No, 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 ci ho vissuto 10 anni, quindi diciamo che conosco, sono molto amico con la signora Colomba, con il figlio, con il marito, con i proprietari del Caffè Italia, c'era anche un laboratorio analisi il più rinomato di Benevento. Sono amico con Laura De Girolamo, con suo fratello, con Nico, con la sorella, con la mamma. Insomma, ma qua a Novara non ci sei mai stato. Devo dire, lo sai che a Novara non ci sono mai stato veramente. Mi manca, mi manca, mi manca, mi manca. La mia città è molto bella, tutte le città d'Italia sono veramente molto belle. Luciana Foschi, io ho una buona memoria e ho girato tanto. Io sono stato a vivere a Torino dal 2013 al 2016. Quindi conosco anche i paesini vicino, certo, conosco tutti i paesini nell'hinterland di Benevento. E conosco, insomma, la parte sud, la parte nord, insomma, non si è andato a fumare, non si è andato a fumare. Quindi conosco Apice, Apice Vecchio, Apice Antico, conosco Calvi, conosco San Giorgio del Sannio, conosco San Nicola, la strada di Montesarchio. Ciao Emilia, buonanotte ad Annalisa Boriello, così presto te ne stai andando? Che è successo Boriello? Che è successo Boriello che te ne stai andando? Spero che un giorno verrete qui. Rosalba, è una promessa che ti faccio. Baronissi lo conosco pure, certo, Baronissi è per andare a Salerno dove c'è Ikea. Eh sì, Montesarchio, Montesarchio, quindi tu stai alla strada per Montesarchio dove? A che altezza? Per Sant'Agata dei Goti? A che altezza stai di Montesarchio? La Boriello si è andata a coricare. Lorella del Sarto, un bacione grosso, Come la perché Boriello si è Annalisa andata a Boriello mi ha coricare? detto buonanotte, domani è sveglia presto. Ah, Mannaggia Boriello, la miseria, buonanotte! Boriello. Ti amiamo, Boriello! Va bene, qua c'è Nunzio che me lo chiedevate, tu Faravalle. Ah, ok, conosco, conosco, conosco. Armando San Felice a Cancello, provincia di Caserta, ci sono stato. Allora, più o meno Ciao, vicino Natalie! Ikea, ok. Allora io stacco un attimo che vado a bere, vi lascio in compagnia di questo trionfo che si chiama Nunzio. Eccomi. Ciao Lorella del Sarto mia, ciao, buonasera, buonasera a chi è appena entrato, vedete appena entro io aumentano i follower, perché lo so che mia madre siete innamorati di Entra me così io non entro col più. mio, col mio buongiorno, no vabbè, stamattina l'avete visto il mio buongiorno, avanti, vediamo se siete attenti, ora vi faccio le domande, stamattina l'avete visto il mio buongiorno? Che parola chiave ho detto stamattina? E soprattutto Se non cosa... te la ricordi Cosa manco tu. me la ricordo manco io? Che parola ho detto stamattina? E soprattutto cosa avevo in mano stamattina? Babbina! Cosa avevo in mano stamattina? Fedeltà, 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 fedeltà. Cosa avevo in mano stamattina? Non l'avete visto, sì, l'avete sentito dire, dice vabbè me ne vado là dei moderatori, tanto me lo dicono loro cosa, qual è la parola chiave, ma non l'avete visto, perché se non sapete cosa aveva in mano stamattina, la tazza, allora mi seguite fondamentalmente, fate la finta che non mi seguite, ma mi seguite, bravi, brava Marilena, brava, bravi, bravi, che state facendo...
letteralmente separare una coppia sposata. Voi donne che ci amate profondamente, state facendo separare una coppia sposata. Non me Armando, perché non avreste chance con noi, non perché non siete bellissime donne, ma abbiamo oggettivamente altri gusti. State facendo separare un'altra coppia sposata. Certo, ma tu la mia risposta non l'hai vista però. Quale risposta? Rosalbona mia, biondona mia. Un'altra coppia sposata state facendo separare. Perché dice la moglie di questa coppia. Ciao Tiziana Scopazzo mia! La moglie di questa coppia dice: ma è possibile che quei due poveracci dei morti di fame hanno solo fan donne? È possibile? Non ci credo, non ci crederò mai. Bette e Filippo, no, non è Bette, non sono Bette e Filippo, no. È un'altra coppia che si sta separando a causa vostra. Che dice: non ci credo io che questi due poveracci hanno fan solo donne, ti scrivono solo donne. Non ci credo io. E io ho cercato di parlare con la moglie di questo povero Cristo. Mi ha detto: guarda che noi abbiamo tante fan donne che ci amano e stressano tuo marito perché vogliono avere qualcosa di nostro. E lei dice: non può essere, mio marito è tutta la giornata, mattina, pomeriggio, sera a scrivere con queste donne, io sono gelosa. Luca. Luca si sta separando ufficialmente con sua moglie. Ufficialmente dice Nunzio. Io avevo accettato questo incarico con una bella grinta, una bella voglia. Dice, ma non mi potevo mai aspettare che voi due avevate tutte fan donne. Mia moglie non mi crede più. Dice, ma tu fagli vedere una live a tua moglie e vedi che ci sono delle belle donne che ci amano. Pazienza, vuol dire che quando Luca si separerà, speriamo di no, ma se si separerà, che è un bonazzo di quelli, no, vabbè, se si separerà avrete tutte voi una chance con Luca. Io poi ve lo presento, tranquilli, fate fare a me. Marilena dice: povero Luca, umaro, babbina, però io gli ho detto, io ho una fan che è veramente una bella donna, una donna bella spigliata, prorompente. Ciao Giuseppe Calderone nostro! Una donna di quelle. Poi abbiamo anche la biondona, però la babbina di quelle. Dice: ma ancora non mi ha scritto questa. E vabbè, tu dagli te. Lei arriva, lei si fa attendere perché è una prima donna, però arriverà. Con me non ce la può fare. Io non lo so se la moglie vede la tua foto e dice: ma tu, ma chi stai, una fan dei morti di fame? Questa è una fan dei morti di fame, sei sicuro? Sicuro? Scusa Luca, ma noi teniamo Armando e Nunzio. No, Luciana, è la moglie gelosa di Luca, no noi. È la moglie che dice: è possibile che tutte le fan che devono acquistare il gadget sono tutte donne? Tutte donne, un uomo non c'è? È possibile? Non ci crede, che dobbiamo fare? Io cerco di spiegarglielo, voi dovete essere consapevoli e coscienti che state distruggendo una famiglia. Luca non ha figli, però state distruggendo una coppia. Io ve lo dico, siete meravigliose, vi amo. Che è? Ah, non lo so, quello ogni tanto mi fa gestacci. Non lo so, io cerco di interpretarli. Ciao Veronica Emmi, il conte è andato a fumare, mi ha fatto due gestacci, ora torna. Data bene, torna subito. Luciana Foschi, sì, tutte donne, tutte donne, tutte donne. Io ho detto, noi abbiamo questa fortuna di avere tra le nostre fan l'80% di donne e il 20% di uomini. Luca le ama le donne, però. Anzi, devo dire una cosa, non c'è la foto di Luca. Ora ve la mando la foto di Luca. Vi devo dire anzi una cosa. Io devo fare lo spuntino pre-nanna, c'ho fame. E fai lo spuntino.
vi devo dire una cosa, ma mi sta sfuggendo adesso, me l'ha fatta dimenticare il Conte. Eccomi qua. Vi volevo dire una cosa, vogliamo vedere sto Luca. Antonella. Ogni cosa col suo tempo, vedrete anche Prossimamente lui. risponderà la moglie di Luca e gli ordini, poi. Io in questo momento invece vorrei ringraziare sempre i nostri moderatori che sono sempre presenti Ma la e foto devono fare. attenti. Manuela, Antonio, Domenico, Rossella. Domenico Rossella, c'è? C'è Domenico. Brigida, Catiuscia, Teresa, Marina, sempre presenti e sempre E attenti ti nella scundasti chi nostra vita. da E Antonella, mamma mia, tu non mi Antonella. guardo, Antonellona perdonami. nostra, ora ti ricordo io, tranquilla. Sempre presenti tutti i nostri moderatori, tutti. Sempre presenti e sempre attenti, le nostre sentinelle. Prego Grazie. Antonella, è un poco sbagliato, è tempo che lui ci fa Il tempo l'abitudine. che ci faccio Ci l'abitudine. vuole il soprannome però Antonella. Certo, gli cercherò il E non, dice, soprannome. e non, Emanuela Ravisaldi, che ci manda le giostre, no vabbè. Ti ha mandato un'altra giostra a te, eh? Certo, mentre che tu eri di là. Quando io non Mi ha c'ero? detto Nunzio, questa giostra è solo per E fatti un giro. Ma dove porta questa giostra, Emanuela? Dall'altra parte del mondo? Dimmi dove porta perché questa. A me mi devi mandare lei l'autoscontro. mi ha detto che dice che prima ha sbagliato che l'ha mandata quando c'era anche tu, perché dice lei ora mi manderà i regalini solo quando ci sono solo io. Grazie. Va La bene, risata è Emanuela, mia. va bene. A me mi devi mandare l'autoscontro. Non è vero, Avanti. dice. Ma è anche bugiardo Non me l'ha allora. Ma perché mi fai litigare mandata. con i miei amici, con le mie Ti faccio amiche? litigare con le tue follower. No, non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Stasera, che avete fatto di bello? Cosa ne pensate invece delle nostre live che abbiamo fatto già su Instagram, su Facebook e su YouTube? Ma c'erano loro, Dai! c'erano. E chi c'era può commentare. Grazie Maria. Armando? Armando, non dare mai più Più le le. chiavi a Nunzio. Smettila! Assolutamente, tanto c'è l'impronta Antonio! digitale, non mi Infatti! interessa. Ma tanto ho cambiato anche l'impronta digitale, perché lui è capace che si fa tagliare il dito e glielo dà a sua madre, insieme con le chiavi. Ma non sa quale dito dell'impronta digitale, te le devi tagliare Ciao tutte le dita. Alessandro, Lorena e Nicolas. Ciao, ben Arica trovati, Novireva, ben quasi mi trovati. mancavi, Alessandro, perché non vedevo il tuo messaggio. Ho visto quello su YouTube. Brava Lutic. Grazie. Cerchiamo un attimino di regalarvi un po' di spensieratezza. Certo che sto furbo, scusami, lui non sa manco quale dito, se gli vuole dare l'impronta digitale a sua mamma, che si tagliasse le mani. E io poi gli faccio l'impronta digitale col naso, con l'orecchio, lo svinnittio Mi praticamente. Su sminnittia. quello non ci piove. A parte che ho chiamato il fabbro e il muratore, quindi. Per cosa? Perché appena si apre la prima porta c'è anche la seconda e lì devi suonare. Ah, abbiamo due Abbiamo due porte. porte fra poco. Apri la prima e devi suonare nella seconda Ah, dice porta. Alessandro, ha avuto problemi di seri salute, ha avuto due ernie al disco. Ci Ah, mi dispiace, Alessandro. dispiace. Un abbraccio dalla Germania, una pronta Perché io quando guarigione, non vedo Ennio. Alessandro, Lorena e Nicolas. No. Quella, ci hanno chiesto una cosa che noi in live non facciamo Cosa? assolutissimamente, nemmeno nei nostri Ma video. Niente, niente, cosa? niente, niente, Cosa ci hanno niente. Mi date chiesto? un bacio? Leggi. Eh no, mi è sfuggito che stavo leggendo la Ravisaldi. Quello La no, 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 Ravisaldi. no, 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 Stavo leggendo la Ravisaldi no, che mi viene a portare l'uovo di Pasqua mentre io sono sotto la doccia. Cioè, ditemi voi se è normale la no. Vabbè, non è Ravisaldi. che sai gli orari tuoi delle docce. Vabbè, però potrebbe E non le chiedere. sai gli orari. Ravisaldi, è Un bacio te normale. lo mando, È Emanuela. normale che tu veni mentre io mi faccio Non lo la doccia. sappiamo se sta bene o sta male, non è che sta con noi. Ma chi?
Non lo so, hanno parlato di una certa Cosima, non è che sappiamo Certo che chi sta è. bene, mia sorella, Ma cioè perché sta c'hai una bene. sorella che si Sì, chiama Cosima? è una bella donna, una bella ragazza, eterea, intelligente, spigliata, Ma tu sai cosa significa amorevole. eterea? Tutto il Eterea. contrario di tua sorella. Tu lo sai cosa Ancora! significa spigliata? Tutto il contrario di tua sorella. Ancora! Bella donna, lo sai che significa? Tutto il contrario di tua Mia sorella. sorella è una Poi bella donna. immaginate queste parole, tutto il Vedi contrario. Rossella, c'è cioè Cosima è bellissima. Rossella, te l'ho detto, tu non sarai più moderatrice fra un Ancora! po'. Verrà Quindi un abbraccio sostituita. dalla Germania. No, Rossella no, verrà sarà bannata direttamente. Proprio bannata. bannatissima. Ma sì, sarà anche bellissima, ma non è tutte le cose che dice lui, è tutto al contrario. È un No, soprammobile, no. che Non se ne fregano è dei un soprammobile, soprammobili? mia Sono buoni sorella. per spolverarli e basta, Ciao, i new bimbi e soprammobili. moda. Amo new E bimbi new e bimbe mai mai, new bimbe Elisabetta. mai. A me piace di più sua mamma, certo, è mia Ah, mamma, avanti. Tiziana, certo. Avanti. Mia sorella Rossella non si tocca, ti ha detto la Calderone. E te, ma portatela a casa. Rossella, Eh Rossella. sì, Emanuela Calderone, si portasse Rossella a casa. E che c'è? Che cosa Rossella a casa sua, fare? chi se la butta Ma allora la Calderone? perché chiedono di tua sorella che è a casa sua? Che cosa ne so di tua È sorella? che non la vedono, è mia sorella, Boh, certo. non lo so. Anzi. Ragazzi, forse non vi piaccio io. Dalla prossima live io non parteciperò più. Ci sarà solamente lui con una foto di sua sorella. Ma Dietro, con la sta. foto, solo foto, quindi tutti a casa di Emanuela, va bene ragazzi, tutti Armando Armando, fai fai firmare firmare un un contratto annuncio contratto che se annuncio. parla di Cosima niente chiavi. Ma già ci misi No, no, se l'impronta. parla di Cosima non c'è proprio, no, niente chiavi, niente chiavi, niente cibo, niente di tutto avrà, quindi lui lo sa, ci sta giocando, ma non se Antonella, le non è che le cavi. chiavi erano tarocche, mi ha dato le chiavi giuste, però oltre le chiavi per aprire ci vuole l'impronta digitale. Ho Sì, mandato ma a non mia è di questo mamma, dito, è un dito. e mia mamma non ha potuto aprire la Ora sto porta. facendo l'altra porta, appena apre la prima c'è la seconda. Certo. Quando io non ci sono, a casa mia non deve entrare nessuno. Però una tazza con Nessuno, è mia nessuno, nessuno. sorella, Ravisardi, arriva la tazza con è mia sorella. E se non arriva, te la faccio fare solo per te. Costerà 150 euro, però te la faccio fare pittia. Scordatevi questa Anzi, frase. sarà Scordatevi la questa tazza frase. natalizia rossa, Sì. brillantinosa, con la scritta è mia sorella. Sì, ma quella Perché si può stare perché tanto tua sorella a Natale si mette le palline sulla testa, si Ancora! mette il cappellino di Babbo Natale, Niente che proprio è tazza. No, poco accussico, cappellino di Babbo Natale. infatti anche una con è mia mamma. No, infatti anche una con è mia mamma. Ma c'è la tazza è mia mamma, Antonella, non lo sai proprio tu che ora sei moderatrice? Quella rosa è, c'è scritto è mia mamma. Chi è che ha scritto un tatuaggio? In che senso? Ma chi? Io? Certo che No, c'ho qualcuno ha tutto. scritto anche un tatuaggio, cosa? Sua sorella è un tatuaggio, no, più che altro è un fumetto. Mia Più che un sorella. tatuaggio è un Certo, se vi fumetto. volete tatuare a mia sorella, certo, lo potete fare. Vi do una Certo, foto. se la devono i camionisti, invece di Padre Pio, Ancora! oppure della scritta non correre, metteteci la foto, il tatuaggio di sua sorella. Certo. Ma a Una bella posto, donna, a raga, tutto bene? posto. Due live mancate, uffa, e tu, new bimbe in moda, sei New distratta? bimbe mania, new bimbe mania, Mi piacciono troppo i vostri video, fateli più spesso, mi facciamo gnignonni, vuol dire mamma. che tu non ci Grande guardi tutti i giorni. Armando, buonissimo il piatto, sei un grande Ah, chef. stasera, In diretta, in allora, vi devo diretta. raccontare una cosa sulla Calderone, la nostra Calderone, che ormai sapete tutti che chi è. Oggi di pomeriggio scrive al Conte, anzi stamattina mi pare, scrive al Conte su WhatsApp e dice: Conte, mi devi aiutare, siccome non so che dare da mangiare Devo a sfamare. quel povero Cristo del mio fidanzato che sarebbe Antonio, in pratica ho delle vongole qua, non so che cosa fare. Lui gli dà la ricetta, lei fa questo piatto. Aspetta un attimo, Nunzio, puoi ripetere per YouTube come si fa a iscriversi al Allora, canale? dovete andare su YouTube, nella ricerca YouTube mettere hashtag, quindi cancelletto e morti di fame, vi appaiono tutti i nostri video, compreso il nostro canale, e basta che devi fare iscriviti ed è gratis. E
Quindi a un certo punto questo povero Cristo di Antonio manda un Riccardo messaggio. Bellia, ti Ciao saluto io. Riccardo, come Ah, è un stai? altro Riccardo. Non è Non è marito Riccardo. di Katia? No, se non mi sbaglio, no, non mi pare lui in foto. Marito di Katia? Riccardo Bellia 2. Katia, Riccardo Bellia 2, tuo marito? Mi rispondi? Ma c'è Katia, Non lo Canaviro? so, io l'ho vista. Il mio bimbe Katia, moda vai se su ci sei, me lo YouTube. dici, se è tuo marito, Riccardo Bellia 2? Quindi quel povero Cristo di Antonio, intorno alle 8:30, manda un messaggio sempre a noi in privato dicendo: grazie ragazzi per questa ricetta del Conte, per questa pasta è venuta buonissima. Dice: so che gli avete dato solo la ricetta, poi tutto il procedimento l'ha fatto la Calderone. Ci disse allora Calderone, mandò magari la fotografia da Sassa dicendo: ma secondo te è venuta buona così? È No, è cotta? È cotta. cotta a Io come distanza. facevo a assaggiare la salsa per foto? Quindi Mannarina la mia! Calderone si spaccia di fare cose che non fa. Ah, ma non si dice, vedi? Hai fatto arrabbiare la Manuela Calderone. Calderone, guarda che l'odore buono della tua salsa con le vongole è arrivato fino a casa nostra. Avanti. Sì. Sì, è il marito di Giornate Katia, infinite dice di lavoro, Antonio. sta arrivando tutta la collezione nuova e ti capisco, mio bimbe, gna 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 mai mai. Ancora, si chiama Sì, Elisabetta. è il marito di Katia, ok, dalla foto non lo riconoscevo, per questo Ciao Riccardo. Cannavacciuolo si è avevo sparato. chiesto a Katia se era. Ma Katia non ci Ma sarà. io l'ho Ragazzi, vista Katia è all'inizio. uscita? Dov'è Katia? Katiuscia con un occhio, dove Io sei? l'avevo vista all'inizio, per questo gli chiedevo. Armando, Comunque, ho letto Riccardo, che come per passo. stai? Armando, ho letto che Sì, Belpasso prima si chiamava vero, Malpasso. Sì. Malpasso, sì. Difatti, quelli di Belpasso si Qua è chiamano ancora Riccardo. Vedi Malpassoti. che è lui. Come stai? Ma è lui con questi occhiali. Non lo so, Parigio. Riccardo, sei tu? Non lo so, non mi sembra lui da quella foto. Comunque, Sono sì. in Ah, ospedale, è ok. Ma che lui. foto è che non ti riconosco con quegli occhiali? Come stai? Come stai, Tutto a Riccardo? posto, Riccardo? Sì, all'inizio l'avevo vista pure io, però adesso non la sto vedendo più. Boh, non lo Vabbè. so. E niente, che stavamo dicendo? La pasta di Manuela alla fine era buonissima. Vabbè, grazie No, grazie a lei, io ho potuto dare un input, ma l'allieva ha superato il a te. maestro. Brava Non Manuela! esageriamo, prima Cannavacciuolo si è l'assaggiamo. sparato. Sì, Rossella, difatti quelli di Belpasso ancora si chiamano Malpassoti, perché in effetti Belpasso era un posto un pochettino losco una volta, tantissimi anni fa. Poi gli era Era rimasta losco. losco, Perché? c'erano i mafiosi. Oggi mi hanno operato, sono io. Sì, lo sappiamo, Riccardo. Ora Però sappiamo per che è andato tutto bene. Stai bene. apposta, spero che domani già sei fuori Ma e quando sei a esci, casa Riccardo? tua. Domani? Ordinato da morire, grazie Emanuela, che ci posso fare? Malu Ma Emanuela passo, come sì. sapeva che si è ordinato? Emanuela sa tutto della mia vita. Posso? Ma è Malpassoti, una vero? tua amica d'infanzia, la Ravisaldi. No, era un'amica d'infanzia della Betta. Ravisaldi! Emanuela, eri un'amica d'infanzia della Betta? Sei tu che gli hai fatto le radiografie alla Betta. Mi ha detto questa cosa. Ah, ce lo sai che Emanuela io la conosco da tanti anni che mi faceva le radiografie? Perché non me l'hai detto? Ah, Qua qua è è Katia. Katiuscia, ma Katia, passoti. Attia stavo musicando perché ha scritto Riccardo e non l'avevamo riconosciuto nella foto. Quindi ti abbiamo chiesto: ma è Vedi, lui? Ma e se lui? sono venuto a casa vostra, ma io lo Sei so venuto a già. casa nostra? Certo, mentre che io mi faccio la Perché è doccia. venuta solo questa l'altra volta? No. Certo, Cioè, ma tu veramente stai dando i quando. numeri? Ma sto giocando con lei. La stai fanno parare, no? Lasciami giocare con le mie Ma follower. Marina io non la vedo neppure. C'è Marina? Marina, dove sei? Marina c'è, ma sti moderatori Sta parlando spariscono quello già studio. tu. Sì, sono come i fantasmi. E sti moderatori Va spariscono bene. ogni tanto, ma va bene. Non ci hai Ma bevuto? no, No, così sono da naturalmente, paura. sono così naturale.
Presente Cara e Marina, Marina. però lei si gode la live, lei non scrive, non fa niente, sta lì a stento. Brava Marina. Conte, domani Una tua una ricetta tua povera, sì, ricetta povera. meravigliosa domani. Domani c'è una mia ricetta povera. Domani. Per ora cominciamo a farle diventare meno povere queste Ah, dice ricette. Giuseppe Calderone Ah. che oggi ha mangiato pesce stocco. Buono alla messinese? Ma chi te l'ha cucinato? Buono Tua con le figlia? Tua patate, figlia lo te l'ha stock alla cucinato? messinese, le olive, Il Baileys mi ha buonissimo. portato, grazie, la risata di mia. Stavo dicendo Calderone mio, chi c'è Giacomo Baileys? Se tutto bene, domani esco. Speriamo di sì, Dai Riccardo, Riccardo. tutto a posto, ormai hai superato tutto, domani sei a casuccia. Avanti, avanti, avanti. Si è riposato un po'. Io vorrei il libro con ricette Conte. Allora, la settimana scorsa Antonio ha pubblicato le 12 ricette delle settimane precedenti, Sofia non lo che so si fare. possono anche stampare. Quindi, chi vuole entra nel fans club. Cerca le 12 ricette povere del Conte e sono state fatte in modo tale che ognuno di voi le può stampare. Presto uscirà anche il libro delle ricette povere del Ah, Conte. dice la Rapisanti se le ha salvate tutte le ricette. Brava, brava! Mi ha mandato anche le foto del bastardo affugato. Non bimbe in moda, se vuoi una tazza devi scrivere al numero WhatsApp e ti risponde quel bonazzo di Luca che è in separazione con la moglie, ma ti risponde lui. Quindi se vuoi una tazza scrivi sul numero WhatsApp. Mi può Moderatori, mi mandate il numero WhatsApp in onda che io lo leggo, grazie. Fate da regia. Ecco, già sono, vedi che regia che abbiamo. No, Antonio, vabbè. Antonio. 340 New Bimbe in moda. Di nulla, WhatsApp Riccardo. al numero 340 3825 8. 819. WhatsApp si chiama Risponde Luca. Luca. È una meraviglia di uomo, trattatemelo bene, ma E non Luca è lo sappiamo, Manuela, Luca è per. Emanuela. Lo posso chiedere Allora, alla lo moglie? Chissà chiediamo alla ciò come un Betta. No, lavio. secondo me se io parlo di Luca e la Betta se lo ricorda. Ma perché la Betta ha avuto una love È story anche perché con Luca? lui ha studiato a Oxford, poi Luca? a Cambridge. Ma è giovane Sì, Luca. e vabbè, ma ha studiato, ma la Betta recluta, è un reclutamento la Betta, Manuela, di non lo Luca. sappiamo come ce l'ha il pennello Luca. Vedi, ti stanno rimproverando, ti stanno dicendo Ti rapisardi. stanno cazziando, rapisardi, io te lo dico. Emanuela una di noi. Certo, bambina, tu ci bagni in sti cosi, no, vabbè. Ecco. Ma tutte siete tutte di voi, Chi? perché basta un Guarda, anello. guarda la Calderone, guarda che gli ha scritto Emanuela Ravisati, guarda, guarda. Guarda. Emanuele Ravisardi, andiamo a vedere il pennello di Luca. Andà. Ma voi Calderone! scusatemi, ma voi portate la tela oppure la tavolozza? La tavolozza la Portate la porto. tavolozza? Certo. Va bene. E la tela chi la porta? Guarda quell'altra rossella, sì, vediamo il pennello di Luca. Scusatemi. No, Se loro la portano posso la fare. tavolozza, tavolozza e pennello, il pennello poi dove imbratta e dipinge? Qualcuno deve portare la tela. La tela la porta la Rapisaldi. Ah, va La bene. tavolozza babbina. Emanuela si guarda. Pennello Luca, la Calderone Fa da modella. La Calderone fa da fa da modella. Avanti. modella, E vogliono vedere solo come sì, dipinge. grazie Antonio, me le blocchi tutte. Bloccami la Rapisard come prima cosa, che è la capogruppo E la Capo Rice. di queste affamate follower. E poi mi blocchi tutte le altre. Avanti. Volete una foto di Luca? No, Luca mi ha detto che appena arrivate all'acquisto di 1.000 magliette, 1.000 tazze, 1.000 portachiavi e Rossella 1.000 mascherine, porta tante tavolozze, pubblicherà la dice. sua foto. Dobbiamo arrivare a un traguardo prima della foto. Quindi voi Io voglio comprate. vedere cosa scrive la mia biondona. Siamo diventati una grande famiglia grazie ad Armando e Nunzio che si fanno amare. Grazie, grazie Rosalba, grazie. Lui Amore, gli facciamo vedere qualche gadget scompare. o Sì, no? No? prendine qualcuno. Che faccio vedere? È quello che Diglielo, che vuoi. volete vedere? Che me li faccio Cosa vedere? volete vedere? Mi fumo una sigaretta e poi mi Ora rifaccio. viene, 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 viene con tante. Tante cose carine.
Ebbene, bene, bene, qua si parla di Luca, si parla di Pennelli, si parla della Betta, insomma, c'è cioè, veramente questa grande famiglia si allarga sempre, sempre, sempre di più. Le mascherine! Ora gli faccio portare la tazza di mia mamma, le mie camicie volete vedere? E non posso spostarmi nell'altra stanza, nella stanza del guardaroba. Ora vi faccio vedere le mascherine. Fate vedere uno di tutto, giusto Antonella? Ora Nunzia è andata a fumare, appena torna porterà un portachiavi, una tazza, una maglietta tipo questa. Amo, ti disturbo? Sempre mi disturbi. Ma voi l'avete vista quanto sono carine di dietro? Questa c'ha la scritta davanti. E dietro c'è la scritta I morti di fame con lo stesso colore della scritta che c'è davanti. Mi ricopro perché sennò posso prendere il raffreddore e non va bene. Quindi davanti c'è la scritta e dietro c'è I morti di fame e i loghi dei nostri social che sono lo stesso colore della scritta davanti. Se la scritta davanti è bianca, dietro sarà scritto I morti di fame bianca, se è scritta gialla, dietro ci sarà gialla, perché comunque bisognava fare un pandan con quelle che sono le scritte davanti. Per chi è interessato ai nostri gadget, deve scrivere il numero che fra poco Antonio metterà in sovrimpressione, 340 3825 819, e vi risponde Luca. Luca è un ragazzo veramente carino, molto educato, che vi accontenta in tutto, in tutti i vostri capricci. È molto paziente. No, Milana Nadia, mi dispiace, quella non c'è e non esisterà mai, assolutissimamente. Non esageriamo. Le messe in memoria, Niki Benvegno. Ok, ti risponderà sempre Luca dalle 9 del mattino. C'è sempre lui. Grazie Luciana Foschi, grazie, ma queste sono le grandi soddisfazioni. Il vostro affetto, il vostro amore, la vostra presenza, la vostra partecipazione, perché ce lo dite? Per noi era questo il raggiungimento di Eleonora Luca Manti è andata a fumare e a prendere alcuni gadget e torna subito. Conci sì, partiranno fra giovedì sera e venerdì sera, perché sono in produzione, sono arrivati tantissimi ordini, per cui sono tutti in produzione. E il fornitore sta impazzendo praticamente, perché le cose sono una diversa dall'altra. No, non c'è, c'è la scritta è mia mamma. Quindi, se erano una sola maglietta, le avrebbe messe in produzione tutte le magliette. Ma siccome sono una diversa dall'altra, si perde più tempo perché vengono fatte singolarmente. Scusami, mi si è sconnesso il cellulare. Di nulla, di nulla. Grazie Milana Nadia, grazie, anche noi vogliamo bene. Allora, quella forse se la faccio, cara Emanuela, la faccio per Halloween. Quindi direttamente la faccio nera con il negativo di Cosima e ad Halloween si possono vestire tutti i bambini. Però c'è il rischio che quando danno scherzetto o dolcetto, dolcetto non gliene daranno sicuramente, perché appena vedono ad Halloween la maglietta nera con il negativo di Cosima per Halloween non gli daranno neppure il dolcetto. Vogliono vedere le mascherine, i portachiavi. Quindi sta prendendo tutto. No, ragazzi, ma è così. Allora, se voi mi dite quando saranno fatte, ogni cosa c'è un tempo. Ora è estate e ci sono questi colori. Poi si farà la collezione autunno-inverno e poi ci sarà la maglietta di Halloween, tutta nera con negativo di Cosima. E la dovete mettere il 31 di ottobre. E farete veramente la vostra magra figura, perché di bella figura con quella maglietta non farete assolutissimamente nulla.
Grazie Annalisa Sherman, grazie, grazie, grazie. No, Giulia Sapienza, no, assolutamente. Tu la vuoi per l'estate, quella nera di Halloween? E non ce la preparano prima la collezione. Grazie Eleonora Lucamant. Luca ti aspetta domani dalle ore 9. E quindi niente, poi ci sarà anche quella di Natale, perché lei si mette sempre il cappellino di Natale, è un po' accussì, no? E quindi che dobbiamo fare? Ne approfittiamo e niente, Nunzio ancora non arriva, è andata a prendere i gadget dall'altra parte del castello, perché noi abbiamo un castello per casa, no? Grazie Emanuela, grazie. Ma nemmeno la mascherina con Cosima. Ragazzi, ma se io ci metto la foto di Cosima nella mascherina, voi non respirate più. È vero che se il virus si avvicina, appena avete la foto di Cosima se ne scappa e quindi proprio quella mascherina è la migliore mascherina in assoluto. Però il respiro vi si blocca se il respiro riesce a vedere il Qua, profilo di tutto Cosima. E qua c'è. quindi che volete vedere? Allora, stai calmo. Questa la dedico a tutte le persone che scrivono Cosima, Cosima, Cosima. Allora, state calmi. Comunque, ragazzi, mi avete dato un'idea per le mascherine. Farò le mascherine con la foto di Cosima. Così il virus appena si avvicina, se ne scappa direttamente e il Covid scomparirà il Sì. più presto Manuela, le mascherine possibile. sono 100% cotone, ovviamente lavabili, certo. Non vedo l'ora che mi arriva la maglietta per il bimbo, dice Leonora Lucamanto. E Mascherina Leonora, se già hai gialla. fatto l'ordine, se già hai fatto l'ordine, il pagamento è tutto e in lavorazione sicuramente. Io non so in che stato, magari domani mi informo, ok? E te lo faccio sapere, Leonora. Le mascherine sono in puro cotone lavabile. Il mio prossimo ordine sono per Stefano. Domani do conferma. Ah, ancora quindi non hai ordinato, Eleonora. Se Accoppiamo. non ordini, come vuoi che ti arriva la maglietta per il bimbo? Me Eleonora. l'aveva detto poco fa che domani conferma. Ah, domani confermi? Va bene, domani E queste confermi. sono le mascherine, vi piacciono? Ora poi faccio fare quelle con la foto di Cosima, così il virus se ne scappa appena si avvicina, va bene? Ragazzi, contattate Luca per i prezzi e tutto, noi non sappiamo neanche i prezzi. Avanti. Appena domani scrivete a Luca, Luca vi dice tutto. Numero WhatsApp 340 3825819. Questa la dovete prendere tutti. Allora, Questa è mia partono, mamma. Tiziana, partono fra giovedì sera e venerdì sera, perché come spiegavo prima, non c'è stato un ordine di 30 magliette, per esempio, tutte la stessa misura con la stessa scritta. Sono misure diverse, con colori diversi e scritte diverse. Quindi le stanno producendo a uno e stanno lavorando fino alle 23:24 la notte. Proprio ci hanno chiamato oggi, dice veramente, qua sta diventando una follia perché poi mentre che fanno le stampe e producono tutto si chiamano. E mia mamma, non gli dire nulla! Ovvio che sto facendo le tazze! Avete capito? N mi disturbi sempre, sto producendo i portachiavi! Quindi è Quindi anche diventato loro i morti di fame dentro questo fornitore. E oggi mi facevano ridere, ragazzi, perché proprio, ma scusa, ma me ne hai fatte tu 10, 15? No, vabbè, 15, ne ho fatti 10. E quindi sta succedendo, Giuseppe, devi chiamare al numero in No, non devi sovraimpressione. chiamare, devi scrivere Giuseppe Mazzola al numero WhatsApp che adesso ti leggo, devi scrivere e ti risponde Luca. Regia il numero WhatsApp per E la Giuseppe. Betty, sono il conte. Prendiamoci un tè Un tè dorato. dorato, Un no, tè no, no. Regia il numero dorato. WhatsApp per Giuseppe, grazie. Ciao Maurizio.
Certo che ci Allora Giuseppe, devi salutiamo. scrivere su WhatsApp al 340 3825 819. Parla con Luca che è un bonazzo, non so se ti interessa, Giuseppe non penso, perché forse tu sei anche sposato, però comunque è un ragazzo educato. Ho messo in ordine la maglietta per Francesco con la scritta di mia mamma. Brava Eleonora, brava. Eleonora, se ancora non l'hai confermato, confermalo più presto, perché più tempo passa per la conferma e peggio è, perché la lista d'attesa si allunga. Quindi non Quindi se mi temporeggiate tardano troppo. qualche giorno è proprio un discorso di produzione, perché se fossero state tutte con le stesse scritte e gli stessi colori si sarebbero sbrigati. Invece nel macchinario devono cambiare la maglietta, cambiare il colore della stampa, la scritta della stampa, pulire il macchinario. Cioè, veramente oggi ci siamo sentiti col fornitore. Cioè, qua c'è un no, vabbè, ti disturbo. E mia mamma me ne Amo, produce, dimmi. amo, dimmi. Cioè, non si è capito più nulla. E quindi, niente, questi sono i portachiavi, ci Però stanno di tutti i colori. la mia preferita è questa. Aspetta, vediamo un attimo. Questa non l'avete vista, che questa me l'avete chiesta anche nelle magliette, per adesso non c'è. Questo deve diventare legge, l'abbiamo proposto a Draghi. Vietato pagare, ma solo scroccare. E per le serate di gala la mascherina, La guarda. Rapisardi ci va così nelle serate di gala? Certo, uno Chanel nero che si accoppia con la mascherina, un filo di perle bianco che si accoppia con la scritta "I morti di fame", Siete uno elegantissimi. smoking nero con tutto il riverbero della giacca di raso, camicia bianca, papio nero, mascherina nera. E l'eleganza cori sulle ali di una E farfalla. poi, se ci amate veramente, non potete non avere la tazza che racchiude la prima e unica frase del primo video dei morti di fame, cioè di Armando, che è questa: un morto di fame è sempre senza soldi, sempre senza soldi. Ragazzi, io la trovo di un bello questa t-shirt Questa se l'è rosa presa la con la Rapisardi, so. scritta "Ovvio" che è Se l'è presa splendida. la Come vi Rapisardi. dicevo prima, quando mi sono girato, dietro riporta "I morti di fame" dello stesso colore della stampa davanti, così come tutte le magliette, no? La gialla, "No vabbè", e dietro la scritta "I morti di fame". Con i nostri 5 loghi, il più grande è TikTok, perché noi siamo nati su TikTok, ma poi c'è Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. YouTube, che è un'esplosione. Anzi, ciao amici di YouTube, perché questa live sarà riproposta su YouTube e su Facebook. Ciao amici di YouTube, ci sono gli amici di YouTube che ci Grazie seguono per tutti solo i lì. messaggi. Vuole vedere Rossella la sua fucsia? Gliela È fai vedere? questa. Rossella, la tua, la tua. No, vabbè. No, vabbè. Comunque, ragazzi, vi posso dire una cosa? Mi ha detto Luca che sta andando a ruba su tutto, sulle tazze, sulle magliette. Il mio, no vabbè. State facendo scorpacciate di no vabbè. Ragazzi, ma vi immaginate d'estate Che questi bella, colori che questa è sono bellissima. Su un favolosi? pantaloncino bianco, bellissima. Ma anche su un jeans per Su andare a un fare jeans. quattro salti in discoteca con la speranza che ci Fai possano vedere quella andare. di Babbina a rete. Falla Quella è vedere. in produzione proprio. C'è Penelope che la sta Chi tessendo. è Penelope? Teste di giorno e sfila di Ma chi notte. Penelope? Penelope, Penelope. Penelope che tesse la tela. Questo è il viola. Viola ancora non ne abbiamo venduta neanche una, mi ha detto Luca di viola. Neanche una. Perché non vi piace questo colore che è meraviglioso? Babbina scrive: "Come chi è Penelope? Penelope aspettava Ulisse e Certo che lo tesseva di sa. giorno e sfilava Mi di sembrava un'amica sera". della Betta sempre, per questo No, chiedo ma chi è. sì, sicuramente. Ora domani gli devo dire: "Senti, alla Betta,
gli devo dire, Betta, ma che fine ha fatto Penelope? Ancora cuce e scuce, cuce e scuce, cuce e scuce. Ma si dovrà decidere o a cucire o a scucire. Perché veramente sto È filo è negro, brutto il diventato. viola. Perché è brutto? È un colore meraviglioso. Dice che è brutto il viola. Bellissimo. No, io lo trovo Guardate stupendo. che bello il Con viola, un ragazzi. pantaloncino. Dice che è brutto il Ma viola. chi l'ha detto? Babbina. Babbina, ti prego. Ti Tu che sei prego. una donna di mondo, trovi il viola brutto? Brutto? Poi No, chiaramente ci vabbè. No, vabbè. stanno anche bianche. Poi ci sono anche bianche, Ci ragazzi, che stanno anche bianco. bianche. Questa è meravigliosa, è mia Con i mamma. loghi colorati e la scritta dietro. Viola È e per per Teresa, Teresa come come il per Teresa. pennarello, Infatti, brava, fai vedere i brava. portachiavi. Li ho già fatti vedere. Sì, basta allora. Non c'è più nulla. Basta. Questa è la nostra Basta prima perché sta diventando una collezione. televendita ormai. Brava, la prima collezione primavera-estate. Poi ci sarà la seconda collezione autunno-inverno con due new entry. La maglietta nera con negativo di Cosima per Halloween e la Ancora! maglietta quando Cosima fa la cretinetta col cappuccio di Natale per Natale. E poi l'anno prossimo ci sarà quella con la foto di Cosima vestita da Dice Befana. Meluccio che vendiamo magliette, tazze, portachiavi, mascherine con le nostre frasi La Betta che cosa cult. preferisce? La Betta ama la La Betta ha tazza. acquistato tutto. La Betta ha preso tutto Tutto. e gli ho regalato anche un pennarello. Ma perché facciamo anche i pennarelli? No, gli ho regalato il mio pennarello, quello con cui Il evidenziavo. tuo Sì, personale? sì, sì, sì. Quello con Ma cui comodo personale. evidenziavo a tua sorella. Quando la truccavo da indiana per carnevale. Lei a carnevale ancora si veste come i bambini, in maschera. Si veste da Ma indiana. chi, mia Sì, sorella? si veste da Rossella O'Hara, da Cappuccetto Rosso. Ah, quella che preferisce è da principessa, perché lei User si sente 5, una user principessa. 552, i prezzi, i costi te li dirà Luca su WhatsApp. Contatta il numero WhatsApp Che ora vedrai in sovraimpressione. 340 38 25 819 e Luca ti saprà dire tutto. Quest'anno purtroppo non si è potuta vestire di carnevale, ma io gli avevo detto di uscire così a naturale, perché lei è vestita tutto l'anno, tutto Ancora. sommato. Quindi non c'è bisogno che si veste, esce direttamente Ragazzi, nel così. frattempo vi volevo dare una bella notizia, una notizia che ci ha toccati Nascosto. stasera. Vi ricordate quando vi parlavo del piccolo Luca affetto da SMA1 che aveva bisogno di un farmaco molto costoso di 2 milioni di euro? E io vi dicevo donate, donate, aiutiamo il piccolo Luca. Ebbene, si sono decisi di passare finalmente questo farmaco gratuitamente al piccolo Luca. Quindi grazie per tutte le persone. Le magliette le trovi in vendita sul numero WhatsApp che ti passeranno i moderatori. Quindi grazie alle persone che hanno comunque donato e dimostrato di avere un cuore grande per questo Ciao piccoletto. Antonello! Però finalmente il nostro Stato si è deciso a fornirgli il farmaco gratuitamente. Quindi c'è una speranza per il piccolo Luca. Ma sicuramente una speranza positiva del 99,99999, quindi Comunque, la grazie a chi ha possibilità di non donato, che è molto remota, diciamo, in questa Ci circostanza. sono Ci ancora le sono, tazze, certo, Alessandro, certo. certo che ci sono ancora. C'è tutto, ragazzi, basta contattare Mi Luca. lascio un attimino Se col voi non contattate dolce. Luca al 340 38 25 819, non avrete mai nulla dei nostri gadget. Li volete o no, sti gadget? Li volete o no? O li togliamo dal mercato? Sì, proprio. Oh, sì, proprio. Il A me conte piacciono. non li vuole toglierci, anche se io ne vendo uno No, me l'anno. ne tengo tutte O se le io. tiene tutte, tanto lui Cerco ormai di c'ha, chiudere il telefono. ormai lui c'ha i campioni, quindi ormai lui ce li ha, anche se non ne venderà manco uno, ce l'ha lui. Basta che ce l'ha lui, siamo a posto. Comunque siamo tutti stracontenti per Luca. Ragazzi, io non ce la faccio più, mi fanno male gli occhi, mi preparo per andare a Ninna. Buonanotte.
Buonanotte, bambina nostra, anche se ancora un po' prestino, buonanotte, fai un buon sonno e ti amo, lo sai. Io ho fatto una raccolta fondi per l'ospedale del mio paese, brava, New Bimbe in moda, bravissima. Bravissima, bravissima. Ragazzi, io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, che noi siamo su tutti i canali social, che sono Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Ciao, mi sei mancato tanto. Ciao Alessandra. Quindi mi raccomando, seguitici ovunque. Vi amo, anch'io sto cotta. Ciao babbina, non ti preoccupare, buonanotte. Antonella, tu invece, essendo una new entry tra i moderatori, quando io chiudo la live, ci sentiamo immediatamente su Instagram. Non mi mandare i soliti video. Non mi mandare nulla, ci sentiamo su Instagram in privato, ti dico due cose e poi ci trasportiamo tutti nel gruppo moderatori su WhatsApp, ok Antonella? Così i miei moderatori molto velocemente ti danno delle dritte e tu puoi cominciare il tuo percorso in questa grande famiglia dei morti di fame. Buonanotte Sole e Luna, buonanotte, vi state andando a coricare, vi siete già stufati di noi, bello che dite quando la live, noi vi vogliamo in live e poi dopo mezz'ora vi accuccare, perfetto direi, direi che avete un tempismo meraviglioso, ciao Nunzio, 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 ciao Melania Mollica mia, ciao, ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, io ci tengo, anche se voi non acquistate nient'altro, che abbiate ognuno di voi nelle vostre case questa. È questa. È mia mamma. Oppure vi prendete un portachiavi, rosa, avanti, l'accoppiata alla tazza, avanti. Va bene? Avanti. Poi per i più seriosi io metti, abbiamo il nero. Ragazzi, parati con Luca, vedete chi vi ricido. Io sono qui, non sono stanca di voi, vi amo. Brava Enza Tomasello nostro. Brava, carini, sarà la prima che sarà la prima che ordino. In che senso, Niki Benvenio? Ancora non hai ordinato tu? Va bene, quando vuoi, chiama a Luca. No, chiama, scrivi a Luca al numero 340-38-25819 su WhatsApp e lui ti risponde e ti darà tutte le informazioni. Anche se siamo in poco o niente, non mi leggi. User 946, ti leggo, poi 80 non sono pochi. Non è che siamo 12, 13, 80 da gestire, no, non sono pochi. Siamo sempre in pochi a rimanere, Nunzio. Siete in pochi a rimanere. Buonanotte, Nicole e Marta. Nicole e Marta, poi noi invece sentiamoci per organizzare questa live di ritorno dei morti di fame con Nicole e Marta, con quella bellissima vittima, devo dire, di Marta, vittima di Nicola e della suocera, cioè la mamma di Nicola. Cosa abbiamo mangiato oggi? Allora, oggi abbiamo mangiato pasta con la salsa e stasera invece ci siamo mangiati un po' di salsiccia, un po' di insalata, un po' di rimasugli più che altro, mozzarelle. Siamo qui fino alla fine, dolcezza. Brava Lily Gunn. Atto, io so che si blocca, anzi stasera devo dire meno. Ok, Marta, un mito. Sì, ora organizziamo un'altra live. Marta e Nicola, mi raccomando. Sentiamo, c'eravamo quasi a 200 alle 21, ora siamo 70. È perché hanno sonno. Quando volete, è un piacere, un mega abbraccio, notte a tutti. Buonanotte, Nicola e Marta. Poi ci sentiamo, Nicola. Ci organizziamo per una bella live di ritorno. Sì, certo, fino alla fine, New Bimbe in moda. Ciao belli, vi seguo, grazie. Grazie, a che ora finirà cosa? Questa live alle 23, tra poco, tra 20 minuti la live non esisterà più. Nunzio, sono invisibile, ma ti ho scritto, no, user 94, cioè no, ti ho scritto, ti ho nominato, user 946 finale, non so il tuo nome, non sei invisibile, ti leggo. Io mi alzo alle 4, Nunzio, e vai. Vai, Angela Mirillona nostra, vai, se ti devi alzare alle 4.
Sono morti di sonno, infatti. Noi siamo morti di fame, i sono morti di sonno. Nunzio, spostati un po' per una foto. In che senso? Come mi devo mettere così? Come mi devo mettere così? 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 Come? 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 Come vado a fare i foto? Sembri foto. Allora dovete sapere che il mio stress ormai da mesi sono i miei moderatori che mi domandano foto dalla mattina alla sera. Foto sé, foto posate, foto con i gadget, foto mentre mi taglio i capelli, foto per strada, foto. Loro vogliono foto. Non lo so. Sono il mio stress quotidiano, centrale. No, 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 no. Non mi piace fare queste cose. Io resto sempre fino alla fine, finché non si chiude la live. Brava Angela Mirella, ora lo farò anche io. Antonella, ci manchi tu sulla. Vedi che a me mi serve una spalla, non una contro di me. Quindi tu stai entrando adesso nei moderatori. Tu devi essere dalla mia parte e da quella di Teresa. Perché dovete sapere che Teresa è sempre dalla mia parte. Perché loro mi domandano foto se Teresina non vuole che gliele mando. Quindi Teresa è la mia socia. Spero di trovare un'altra socia in Antonella e non ti schierare con quelle quattro affamate delle altre moderatrici. Biondona, il tuo Armandone sta arrivando, te lo prometto che arriva. Foto in accappatoio o no? Uffa, perché a me non mi leggi? Melissa Guastella, ti leggo. Grazie Giuseppe Calderone, user 946. Nunzio, mi saluti Mary e Jenny. Ciao. Ciao, io sono... A quest'ora iniziava il Calvario per tutti noi. Lo scorso anno a quest'ora iniziava. Vero, vero, vero. Iniziava il lockdown l'anno scorso, vero? Che si è collegato Conte, gli ha detto l'Italia, tutta zona rossa. Invece no. Ma chi è che se la tira, Marina? Non ho capito. Chi è che se la tira? Ops, eccovi qua. In che senso? Eccomi, sono tornato. Sono tornato. Quindi qui da lunedì chiudono le scuole. Sì, ma probabilmente saremo arancioni rafforzati, rinforzati, doppi arancioni, non lo sappiamo neppure noi. Sono certo di una cosa, che per Pasqua dobbiamo starcene a casa. Perché è la settimana clou dove la gente si dà la pazza gioia senza aver capito assolutissimamente nulla. Che basta poco. La Gaga non c'è stasera. No, la Gaga c'ha tutti i cetrioli nell'occhio, c'ha la mascherina perché Madonna. aveva gli occhiali. Con Madonna mi sono sentito. E poi capirete Io con Madonna mi sento perché. sempre, Sì, con ma Maria Madonna ne ha Veronica. combinate Siamo una. uscite insieme, Ecco. siamo andati in un posto. Capirete dove è andato lui con Io sono Madonna. uscito con Madonna perché gli ho chiesto una cortesia. Madonna ha preso il suo jet privato, mi è venuta a prendere e mi ha portato con lei in un posto Non meraviglioso, sapete cosa gli ha fatto ragazzi. fare. Poi lo capirete. Mi tolgo il cardigan, mi viene il raffreddore, però Ma sotto chi te l'ha detto? richiesta Ma chi te la l'ha detto? La Calderone. Calderone, sempre lei, sempre lei. Avanti, sei contenta, calde? Mi devo togliere anche dall'altro lato. Avanti, Calderone, me lo sono tolto, va bene? Eccolo qua, la mia maglietta Guardate che estiva. bell'atletico il Conte, guardate che Vi bell'atletico il faccio Conte. vedere il mio tatuaggio che ho sul braccio destro, un Maiori, e il mio tatuaggio sul braccio sinistro, Una la delle mie parole Fenice, chiavi. una delle parole chiavi di Nunzio, La Fenicia. la Fenice, risorgi dalle ceneri, ma ce l'ho scritto anche qua, c'ho la frase. Sicuro? Certo, miglior decidere risurgo, io risorgo dalle ceneri. Quindi ce l'abbiamo sopra, ce l'abbiamo sotto, ma non poteva mancare
tatuaggio, il ricordo della mia Betta, l'amore della mia Ah, te la sei mita fatta sta corona per Betta. lei? Per la Certo, per Betta? la E Betta per c'ho me, la fagli vedere corona. cosa mi hai scritto a me. Guardate qua. Nunzio Forever. Va bene. Mi posso rimettere il cardigan, Manuela, o devo stare No, così? così devi Ditemi stare. voi se devo stare così, ci sono qua altri tatuaggi. Io sono un proprio pieno, pieno di tatuaggi. Va bene, questi sono quelli che vi posso fare vedere. Gli altri non ve li posso far vedere perché ce l'ho nelle gambe, i jeans non li tolgo, ce n'è uno nella schiena ma non li tolgo, ce l'ho nell'inguine ma non li tolgo. Ci mancava. Mi posso rimettere il cardigan, Manuela, sono a tua disposizione, lo metto, lo tolgo, lo tolgo, lo metto, lo metto, lo tolgo. E che devo dire? Che devo fare? Che devo fare? Vedete, qua ce n'ho ancora un altro. Carpe diem, cogli l'attimo. Teresa, cerchiami Rossella e Manuela, per favore. Allora, i triangoli che ho nella mano hanno un significato. Per me, significano che la vita alla fine è fatta di grandi linee. Queste grandi linee formano la geometria della nostra vita. Queste linee a volte non si incontrano, ma restano sempre un infinito per noi. Per me, questo è il significato. L'ho disegnato io e l'ho voluto io. Infatti, sono le linee geometriche che formano i triangoli, ma quindi sono dei triangoli aperti perché sono l'infinito della nostra vita e la nostra vita si intreccia sempre perché non c'è uno spazio chiuso. Questa è l'interpretazione che ho dato io, che sono troppo intelligente, ragazzi. I tatuaggi sono, è un linguaggio, no? È il linguaggio del corpo. Ma a parte quelli che sono tradizionali, quelli che possono essere i nostri nomi, quelli che possono essere i maiori, quelli che possono essere dei tatuaggi particolari, ci sono dei tatuaggi che rappresentano qualcosa nella tua vita o qualcosa che comunque tu cerchi di mettere insieme. Intelligente e modesto, sì, guarda, la modestia è il mio forte. La Sì, modestia è il mio proprio, è molto forte. modesto, devo dire, molto. È questo, ma d'altronde anche i tatuaggi tipo questi hanno un significato, Ma hai una bisognerebbe pelle andarli a studiare. liscia, Ho una bellissima. pelle liscia, ma c'è un segreto che per ora non vi posso E qual svelare. è il tuo segreto? Il mio La segreto ve lo dirò betta? la settimana prossima. La betta? Nunzio, la felpa, che Perché vuoi? Nunzio la Mi devo felpa. togliere la felpa Ma lui io, non ce l'ha la anche no, che maglietta. non ce l'ho maglietta io, ho solo dei bei addominali, dei bei muscoli, ma io Grazie Rosalba, grazie. c'ho Da una quanto tempo ci tartaruga. conosciamo? Ci conosciamo da Fai lo quasi da scrub. 2 anni e mezzo. No, scrub non ne Ci faccio io faccio. scrub, questo. Scrub non ne faccio, però vi dirò che cosa sta succedendo nella mia pelle. Non si sta squamando, No, no, non no, sta cambiando pelle, no. però sta diventando una pelle molto più liscia, molto più Allora vi dico solo morbida. questo, si chiama Hemp Beauty Skin. Non vi diciamo altro. Ora Se ci non posso dire arrivate, ci arrivate. nient'altro. Hemp Beauty Ma Skin. io uso. Ora apriamo una rubrica, vero? La bellezza del Conte. Ma ci possiamo mettere sempre il mio viso tutti i giorni? La bellezza del Conte sta nel mio Anche il viso viso, di mia sorella, perché tua cognata fa parte del conto. no? Allora, tua sorella si può fare fidanzata solo con una persona. Cos'ho fidanzato? No, col Scegli. fantasma Belfagor, il fantasma Ancora. del Louvre, quello che girava a Parigi nel museo del No Louvre, help, Marina, Belfagor. no help, beauty skin. Hemp Beauty beauty Skin. skin. Quindi chi si ricorda Belfagor, il fantasma del Louvre? Dai, forza, chi se lo ricorda? Chi se lo Cioè, ricorda? Rossella è affamata stasera, Chi se lo ma. ricorda Belfagor, il fantasma del Louvre?
Ma nessuno se lo ricorda. hanno scritto fai i video come gli influencer. Noi siamo Noi siamo influencer, non come gli influencer, è influencer, diverso. siamo influencer. Ragazzi, ma veramente nessuno. Io lo ricordo, avevo una paura matta. Emanuela Certo, Assoluotta, magari. ragazzi, ma Belfagor era bellissimo. Era tutto, era ad episodi ed era tutto ambientato al Louvre, no? Al Museo di Louvre a Parigi, bellissimo. E Belfagor è l'unico pretendente di Cosima perché è tutto di nero, non si vede nella Ancora. faccia. Lei è tutta in pigiama, quindi un pigiama e tutto di nero era come i vestiti, come si chiamano? Come i burka. Belfagor aveva tutto sommato un burka, no? Però mi sento carino stasera, mi vedo, non lo so. Io quando sono con le mie amiche No, delle quando sei con le live mi nostre magliette ti sento, senti vabbè, con carino. le nostre magliette mi sento un figo della Madonna, ma proprio un figo della Madonna. Ragazzi, ma volete mettere un braccio tatuato con le nostre Con i nostri magliette? colori sgargianti, Cioè, ma beh. Cioè, d'estate veramente. uscirò la mattina e tornerò la sera Con con le le mie nostre magliette da magliette. solo. No, con mia, si da Ma tu solo. dove devi Con le nostre andare? magliette, Ma anche dove devi io. Io mi andare? metto ora la maglietta quella là. Aspetta che E mi mettiti cambio. una maglietta, dai. Sì, Dove verde sono? bosco, le ho posate. No, allora non me Verde ne metto. bosco, devo dire che è molto bella. Anche questa accoppiata di quest'arancio, no? Perché comunque. I colori bisogna saperli sposare, no? Una maglietta del genere con un bermuda arancio, con un bel bermuda verde militare, con un bermuda bianco, ma anche con un jeans, tutto sommato. Io sono in jeans, no? Io sono in jeans. Ma non è che a fare avvenire la panza, però. No, la pancia no. Sono col jeans e ci ha accoppiato questa bellissima maglietta. Poi ci ha accoppiato le mie scarpette verdi, i miei polacchetti verdi, e quindi ho fatto un abbinamento. Poi avevo freddo e mi sono buttato questo Aspetta, ma se no non mi cardigan. vedono queste Mi delizie. sono buttato un cardigan addosso. Ma questa maglietta non è delle Lo nostre. so, però mi dice, te la togli la felpa, te la togli, ma lo hai la felpa? Questo è E beh, pure il ma loro volevano freddo. vedere una nostra maglietta. Ah, una nostra maglietta, volete vedere? Sono di là le ha buttate, quindi che ci Nunzio, ma possiamo... quale panza? Io vedo solo bellezze del conto, ma chi l'ha scritto? Antonella, io ti amo, ma te l'ho sempre Ma oggi è una detto, te l'ho sempre moderatrice, però. detto. Ma come Antonio vuole iniziare a bloccare? Non bloccare nessuno. Tu Antonio ha devi bloccare chi bloccato Antonella. scrive il nome Il Cosima, conto è sempre qualunque alla cosa moda, adoro i tuoi dicono. outfit. Facci vedere i tuoi tatuaggi, quali i miei? C'ho questo uguale al conte. Da dov'è? Dove? Non lo C'ho trovavo. questo, il sole con la N, poi ne ho un altro qua sempre uguale al conte. E basta, Mi ha non ho... Poi c'ho scopiazzato. uno qua, il mio segno zodiacale. Basta, non hai più. Ah, c'ho questo. Vabbè, Che è lui, anch'io. è la mia croce lui. Anche tu sei la mia croce, ti ho qua, guarda. Però io c'ho questo, Perché l'ancora. io sono la sua ancora di Ma chi l'ha salvezza. Invece lui è detto? la mia croce. Ragazzi, io ce n'ho uno nella schiena che è meraviglioso, ma non ve lo posso fare vedere, No, non perché la maglietta facciamo non me la tolgo atti osceni di assolutamente. Ma nudità, perché ci la schiena bloccano alta è una nudità? la live. Scelta, ci bloccano la live per pornografia e nudità. No, ti prego, proprio alla Ecco. fine non esiste. Va bene, ragazzi, si è fatta l'ora che volge al desio e intenerisce i naviganti il cuore. E che vi devo dire? Non vi vorrei lasciare, mi è arrivato proprio il momento di farlo, Perché dobbiamo andare a istruire perché anche dobbiamo andare a Antonella e istruire ad Maia. Antonella e Maia, dobbiamo parlare con i nostri moderatori e quindi ancora per noi la serata è lunga. La prossima volta lo voglio vedere. Va Facciamo una cosa, bene. Ravisanti, quando tu vieni a casa io te lo faccio Ma perché non lo spogliare. posso fare vedere il mio tatuaggio della schiena? È una schiena Ah, mo, vedi che alta. ci bloccano per Ah, è perché ci pornografia e bloccano la nudità. live, Certo. certo. Va bene, poi vi manderò qualche foto in privato col mio autografo. Comunque è un tatuaggio A chi è la bellissimo Ravisanti? che ho sempre disegnato io con la mia Nunzio? fantasia perché io non so disegnare, però con la fa io
Io dettavo e il tatuatore disegnava, quindi lo trovo veramente molto bello, molto particolare. Ragazzi, Sì, che Emanuela, dirvi? bloccano. Anche se noi facciamo così, bloccano. È sempre, sempre, sempre bello stare con voi, ma non lo dico perché è giusto dirlo, lo dico perché lo sento veramente, perché altrimenti non sarei stato qua insieme a voi queste 2 ore che mi fate passare con grande armonia e grande delizia. Quindi vi ringrazio a tutti, ringrazio i nostri moderatori. E ringrazio e do il benvenuto alla nostra nuova moderatrice Antonella. Antonella è di Palermo, quindi è Le nostre una nuove due moderatrici, Antonella e Maya. Anche Maya. Maya è la nostra È una moderatrice. nostra conterranea perché è palermitana, quindi doc può tradurre anche quando io parlo in siciliano perché il palermitano lo conosce molto bene, il nostro dialetto che è molto 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 bello. E ringrazio sempre tutte le persone, non le voglio nominare uno a uno, ma tutte le persone che si adoperano affinché questo virus possa passare in fretta e possa contagiare e colpire meno persone possibili. Un abbraccio particolare va a tutti gli anziani dobbiamo portarli nel cuore. Perché siamo noi quando eravamo bambini, perché gli anziani poi diventano bambini, vanno coccolati, vanno protetti, vanno amati, vanno purtroppo, fra virgolette, brutto dirlo, sopportati, ma sopportati perché loro hanno voglia sempre di parlare, di raccontare e a volte la premura che abbiamo durante la giornata non ci dà la possibilità di poterli fare contenti, ma quando possiamo ascoltiamoli perché abbiamo sempre da imparare e hanno dei bellissimi racconti che fanno parte della storia di una vita e pensiamo che anche noi un giorno diventeremo come loro. Per ridere salutiamo, perché qua lui scoppierà a ridere, le sue care e dilette amiche, le suore Marcelline di Roma e di Milano. Salutiamo la Betta, salutiamo Madonna, quindi Maria Veronica, Poi vedrete. salutiamo Gertrude, salutiamo a tutti voi che siete sempre più numerosi, salutiamo tutti le new entry, salutiamo tutti gli amici di YouTube perché ci hanno visti per la prima volta lunedì. Qualcuno mi ha scritto commovente, forse si riferiva al discorso degli anziani, ma io gli anziani li vedo così, no? Ravisardi l'ha scritto, come E no, ma qualcuno. velocemente non sono riuscito a Qualcuno. vedere Ravisardi, chi, da oggi sei ma qualcuno. non sono riuscito a vedere chi perché sto parlando e sto vedendo girare. È vero, ragazzi, i nostri anziani trattiamoli come quando si tratta e si cura un bambino appena nato, loro hanno bisogno di grande affetto, hanno bisogno di grande tenerezza e non ci scordiamo mai che quando abbiamo la possibilità nel nostro tran tram quotidiano dobbiamo ascoltarli perché hanno sempre delle bellissime storie da raccontare e non solo delle bellissime storie da raccontare, ma il modo con cui li raccontano, che proprio ti fanno rivivere certi momenti particolari che loro hanno vissuto, ma sono momenti di vita, sono momenti di storia. A volte abbiamo studiato a scuola la storia, no? Nella storia abbiamo studiato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ci sono state altre epidemie prima del Covid, c'è stata la spagnola e molti anziani che ancora vivono si ricordano di questi periodi. Quindi tramutiamo il nostro sapere della scuola, il nostro aver letto, la nostra curiosità di andare a cercare che cos'era la spagnola, ma se abbiamo la possibilità di qualche anziano, di un nonno, di uno zio, di un prozio, di una vicina di casa che ci può raccontare veramente come ha vissuto quel periodo, vi dico che è un'emozione molto forte, forte. Amiamoli perché i nonni, specialmente i nonni, sappiate che vogliono bene i nipoti quasi più di quanto li vogliono bene i genitori, perché i genitori sono degli educatori per i figli, i nonni sono la tenerezza per i nipoti, quindi amiamoli
Amiamoli sempre, sempre, sempre perché tutti gli anziani del mondo sono i nostri nonni. Grazie sempre di tutto, vi abbraccio forte, vi lascio con Nunzio, con i suoi saluti, con i suoi ricordi, ma ricordi attuali, perché lui ricordi della spagnola non ce li può avere completamente, ma non ce li ho manco io, tutto sommato. Però li conosco perché ci ho avuto degli anziani vicino. Io ringrazio a voi, un bacio grosso e ci rivediamo lunedì con la nostra live su Chi lo YouTube. sa? Ci vediamo lunedì con la nostra live su Instagram e YouTube programmata. Ma Programmata. potrebbe arrivare sabato, domenica, Non non si si sa, sa, ma non quello si sa. Voi verrà annunciata aspettatevi dai nostri tutto. moderatori, ma per certezza. Lunedì su Ci Instagram. vediamo lunedì su Instagram e su YouTube. Un bacio e una buonanotte. Allora ragazzi, grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie, grazie. Grazie per aver passato queste 2 ore con noi. Grazie per l'affetto che ci donate sempre, anche stasera. Io vi invito se vi siete persi l'inizio di questa live, siete arrivati troppo tardi, siete arrivati a metà, questa live adesso sarà pubblicata sia su YouTube che su Facebook, sulla nostra pagina I Morti di Fame Sicilian Edition. Quindi se volete rivedere la live di stasera, queste 2 ore le trovate di nuovo su YouTube e su Facebook. Io vi do appuntamento alla live programmata, quindi le live fisse lunedì dalle 21 alle 22 su Instagram. Subito dopo 22-23 ci spostiamo su YouTube. Martedì di nuovo 1 ora 21-22 su la nostra pagina Facebook come ieri e mercoledì di nuovo qui su TikTok 21-23. Poi state sempre a quote, come si dice a Napoli, a quote, cioè attenti. Perché potremmo arrivare all'improvviso in qualsiasi canale e voi vi perdereste la live. Quindi state attenti, sorvegliateci sempre, perché noi pensiamo a voi, ma voi dovete pensare a noi. E io vi chiedo gentilmente, se volete acquistare i nostri gadget, fatelo, correte, perché la lista d'attesa poi si allunga. Dovete scrivere al numero WhatsApp 340 3825 819 dove vi risponderà Luca. Non stressatelo, trattatemelo bene, fate i bravi. Lui è gentilissimo, ha tanta pazienza e vi accontenterà sicuramente su tutti i vostri capriccetti. Io vi auguro una buonanotte, vi do appuntamento a domani con il mio buongiorno. Non si sa se faremo altre live, se non ne facciamo ci vediamo lunedì. Io corro ad addestrare Antonella. Anzi, addestriamo Maya più che Antonella. Vi amo, buonanotte a tutti, mi raccomando, pensateci sempre e correte da Luca. No, vabbè. Buonanotte, buonanotte, a domani col mio buongiorno, buon risveglio, buon caffè, buonanotte.